se ci sta poco, credo che possa essere direttamente partita, ve lo dico. Eccoci, buonasera a tutti, benvenuti a chi ha deciso di passare questa serata con il Comune di Lodi, che ha organizzato, ormai questo è il terzo appuntamento, un ciclo di incontri dal nome Riflessioni in Comune, ovviamente con la C maiuscola, che ci accompagnerà fino a fine maggio, una volta a settimana, tendenzialmente il giovedì sera, con due eccezioni, questa è la seconda e ultima, per motivazioni specifiche, per cercare di riflettere con relatori di livello, professori universitari, giornalisti, storici, intellettuali di vario tipo, su varie tematiche economico, storiche, scientifiche e quant'altro, perché crediamo che in un momento in cui la socialità, le possibilità di incontro, di confronto anche fisico e di scambio di opinioni sia purtroppo difficile barra impossibile per l'emergenza sanitaria in corso, crediamo che invece però ci sia bisogno di ascoltare delle voci autorevoli e quindi di avere dei momenti in cui ci si possa confrontare appunto sui temi di stretta attualità. Parlavo di due eccezioni rispetto a giovedì sera, perché abbiamo fatto una sorta di, quindi questo ciclo di incontri andrà da febbraio fino a fine maggio. Il numero zero è stato il giorno della memoria, il 27 gennaio, in cui abbiamo presentato un libro a testa alta, Massimo Tosti, il carabiniere che salvò 4.000 ebrei. E oggi invece presentiamo il libro di Enrico Mileto, Novecento di confine, l'Istria, le foibe e l'esodo, in occasione del giorno del ricordo. Che credo sia purtroppo ancora adesso importante ricordare. Leggo che cosa è e quando è stato approvato. La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale giorno del ricordo al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre, degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Nella giornata sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine grado e altresì favorita la realizzazione da parte di istituzioni ed enti di studi, convegni, incontri, dibattiti, in modo da conservare la memoria di quelle vicende. Perché ho voluto sottolineare che cosa rappresenta questa la legge che insomma è stata approvata nel 30 marzo del 2004? Mi piacerebbe dire all'unanimità, ma purtroppo ciò non avviene e credo sia doveroso ricordare anche chi non la votò, perché Rifondazione Comunista e i comunisti italiani questa legge non la votarono, dovere di cronaca storica. È importante perché è un momento in cui riflettere su una pagina tragica della storia nazionale che è troppo spesso dimenticata, volutamente trascurata, strumentalizzata da destra e da sinistra per fini appunto politici. Di parte, e invece è un momento che deve essere analizzato in maniera seria. Il Comune di Lodi, per la prima volta sotto la nostra amministrazione, organizza ciclicamente ogni anno almeno un evento. Precedentemente ciò non accadeva, nel senso che dal 2004 al 2016 compreso, quando non c'eravamo, le uniche cose che venivano, come dire, svolte dal Comune di Lodi erano quattro righe sul sito del Comune di Lodi. Noi nel corso degli anni abbiamo fatto varie cose. Il primo anno organizzato un dibattito partendo da un filmato di Rai Storia insieme a Dario Fertiglio e all'allora direttore del quotidiano locale Ferruccio Pallavera. E poi vi dirò perché è stato molto importante e che ci ha confermato nell'idea di proseguire nel corso degli anni, oltre che essere un obbligo di legge. Nel secondo anno abbiamo presentato sostanzialmente una lettura teatrale da un libro tratto, insomma, che narrava le vicende di Norma Cossetto, e poi abbiamo aderito alla proiezione di un film che nel libro viene in qualche modo criticato, e poi, siccome giustamente siamo laicamente interessati alle opinioni, ci spiegherà anche l'autore perché è spiegato bene nell'introduzione, ma credo che meriti anche un approfondimento questa sera. Scusate. Al film, appunto dicevo, Rosso Istria, mentre l'anno scorso abbiamo presentato il libro di Dino Messina insieme all'autore, e non mi ricordo più il secondo autore, ma poi arrivo. Perché dicevo che è stato importante anche personalmente il primo anno che abbiamo voluto ricordare come Comune di Lodi? Perché ricordo come fosse ieri
una signora di oltre 80 anni che dal fondo della sala, quando ancora queste cose si potevano fare in presenza, dopo aver partecipato e assistito a tutta la serata in silenzio, con partecipazione, fortunatamente la sala era piena, al di là di ogni aspettativa, visto che era una sorta di numero zero in questo tipo del comune, alla fine si è alzata e ha voluto venire, deliberatamente a stringermi la mano, quando ancora si poteva stringere le mani, è una cosa. Parentesi che mi consentirete, perché non so più quanto tempo è che non la faccio, semplicemente perché mi ha detto che era orgogliosa che finalmente veniva raccontata la storia di lei, esule, nella città in cui aveva scelto di vivere, cioè Lodi. Vi assicuro che è stato un momento particolarmente toccante, la signora si è commossa nello spiegare la sua storia e ha colpito tutti, me per primo, perché vuol dire che di queste iniziative A ce n'è bisogno per ricordare ancora le persone che sono, come dire, ancora in vita, che hanno vissuto quella tragedia, e perché appunto non è conosciuta, sia a scuola, sia nei libri di testo, sia nel dibattito pubblico, sia sulla stampa. È troppo spesso stata, ripeto, tirata per i capelli dalle varie parti e non affrontata in maniera oggettiva, storica, come una pagina fondamentale di cui dover discutere, anche magari con interpretazioni diverse, anche con divergenze di opinioni, ma bisogna assolutamente approfondirla perché io sono liberale, chiunque mi conosce lo sa, il motto di Einaudi, conoscere per deliberare, credo che sia fondamentale in ogni campo, anche quando si deve discutere di temi storici. Che cosa sono le foibe? Faccio una breve citazione dal libro e poi lascio la parola al professor Parlato. Intanto ringrazio appunto l'autore Enrico Miletto per aver voluto essere presente direttamente questa sera a presentare il suo libro. È un ricercatore in storia e quindi grazie a Enrico Miletto, grazie a due storici ordinari, di storia, professori di storia contemporanea che alla materia delle foibe sono particolarmente legati per vari motivi che poi ci spiegheranno, quindi il professor Parlato e il professor Ungari. Ma insomma, dicevo, il dottor Miletto è anche lui particolarmente legato, perché basta vedere la bibliografia e basta vedere anche nel nostro piccolo abbiamo pubblicato il JPEG con una sorta di curriculum del professor Miletto, da cui si può desumere perfettamente che è un tema che gli sta a cuore da ormai molti anni. E quindi credo che abbia fatto un lavoro importante, accessibile perché non ponderoso, il che non vuol dire non profondo. Perché di solito i tomi che superano le 400 pagine sono di solito poco accessibili anche dai profani. Qui stiamo parlando di 216 pagine, quindi è un libro che è tranquillamente, come dire, aggredibile anche dai non specialisti e che delinea un vero e proprio percorso, come deve essere, secondo me, l'approccio di questo tipo di storici. Ulteriore e ultima parentesi. È stato presentato in questo caso non dal Comune, ma dall'associazione di cui sono presidente, un libro sugli internati militari italiani da Maria Vagliano e Palmieri. Palmieri, esatto, che secondo me ha esattamente la stessa struttura logica. La differenza è che all'epoca in quel libro sostanzialmente si parte dalla memorialistica, quindi dai diari, dalle testimonianze delle persone fisiche, ma insomma anche lì. Come in questo libro si fa un viaggio, quindi che ci porta dalle cause in qualche modo a quanto accaduto direttamente all'infoibamento, alla tragedia storica, a poi appunto all'esodo, alle partenze, agli arrivi, ai profughi di zona B del territorio libero di Trieste. Che cosa sono le foibe? Molto, anche qui, oggettivamente, storicamente, perfetto. Le foibe furono delle stragi compiute a più riprese nell'autunno del 1943 e nella primavera del 1945 da parte degli apparati del Movimento di Liberazione Jugoslavo, volti a colpire quanti ai loro occhi fossero ascrivibili alla categoria piuttosto generica di nemici del popolo. A guidare le esecuzioni vi erano tre obiettivi. Uno, punire quanti fossero sospettati di essersi macchiati dai crimini contro il Movimento Popolare di Liberazione. 2. Epurare gli elementi che avrebbero potuto opporsi all'annessione delle terre giuliane e istriane alla Jugoslavia. E 3. Intimidire la popolazione italiana per scoraggiare ogni possibile opposizione al movimento, al progetto politico jugoslavo. L'unica lacuna che c'è qui, che secondo me modestamente c'è qui, manca un aggettivo, ma è più avanti,
l'aggettivo è comunista, nel senso che oggettivamente il regime era di quel tipo. Io sono antitotalitario per definizione, a me non piacciono né i regimi autoritari né i regimi totalitari, ma credo che questa sia forse, come dire, una piccola aggiunta, ma credo che sia una ricostruzione perfetta e, ripeto, lo storico Enrico Minetto ha un approccio credo storicamente ineccepibile, lo dico dal mio piccolo, abbiamo due professori di storia contemporanea, quindi lo ringrazio per questo lavoro, che peraltro è pubblicato in una collana prestigiosa, Franco Angeli Storia, quindi è un libro che è di divulgazione, ma scientifico a tutti i crismi, e il che non vuol dire che non possa essere affrontato. Quindi quello che faccio è già subito consigliare chi sta seguendo, chi ci seguirà nei prossimi giorni, perché oltre che essere in diretta su Zoom, siamo in diretta sulla pagina Facebook del Comune e poi verrà caricata sul canale YouTube del Comune di Lodi. Comprate questo libro, leggete e poi cercate di mettere la testa su questa pagina fondamentale della nostra storia, che non deve essere né dimenticata né strumentalizzata. Quindi grazie davvero a Enrico Minetto e cedo volentierissimo la parola al professor Parrato. Bene, grazie, grazie intanto dell'invito. Qui c'è forse un unicum nelle varie presentazioni relative al giorno del ricordo e a libri su questo tema, che nessuno di noi quattro viene da quelle zone. E questo è un fatto, devo dire, abbastanza singolare, perché in genere diciamo, un triveneto in questi casi c'è sempre, no? Questa volta no. Perché dico che questo è importante? Perché questo aspetto, questa situazione, 20 anni fa non ci sarebbe stata. E non soltanto perché voi eravate tutti giovanissimi e io invece no, ma perché in effetti 20 anni fa nessuno si sarebbe sognato né di fare quello che ha fatto Maggi, né di fare un libro probabilmente come ha fatto Minetto, né di avere quel poco di competenza che posso avere io su questa cosa, anche se non ho mai scritto libri sistematici, ma un po' volutamente, poi semmai spiego anche perché, oppure la competenza che invece è quella riconosciuta che c'ha Andrea Ungari, perché non c'erano le condizioni. Allora, adesso non voglio farvi perdere tempo, ma io lo ricordo spesso perché è un ricordo molto affettuoso. Io ho saputo per la prima volta che esisteva una città che si chiamava Fiume e che c'erano delle persone che lì venivano a Torino, dove io facevo le scuole elementari alla Michele Coppino, e in terza elementare mi arriva un ragazzo che si chiama Bastiancic, il nome di battesimo non me lo ricordo, che aveva la mia età, è arrivato in terza elementare a metà anno ed era un profugo. Aveva sto nome strano, per cui chiaramente tutti pensavamo fosse uno straniero, no? Questo cicce finale che allora non capivamo perché. C'era anche un H di mezzo a peggiorare la situazione. E ovviamente c'è stato, come nella brutalità infantile, c'è stato il cordone sanitario attorno a lui, nel senso che era considerato un poveretto. L'unico che legò con lui fu io, ma non perché immaginassi di poi occuparmi di foibe in futuro, ma perché era semplicemente del Milan come me. Eravamo entrambi milanisti e quindi la fedeltà sportiva socializza, come è noto, no? Anche nei momenti di grande divisione. Dato che ero l'unico milanista in una marea juventina, e questo me lo ricordo benissimo, perché anche lei è juventino? Ecco. Questa parentesi l'ha introdotta lei, poi torniamo seri. Sono antigobbo di famiglia, quindi sono milanista. Ah, beh, Guardi, perfetto. Quindi, e io sono del Toro, quindi giochiamo questo mi fa in casa. molto piacere, devo dire, è un punto in più per Quindi Miletto, perché. siamo tutti fra persone da bene, Esatto, mi pare di capire di almeno, sì. Ecco. cioè, non Io c'è non nessun volevo Juventino, quindi già fare questo è scendere un dato. Va il bene. livello scientifico con questa battuta No, della. no, no, io sai che Però sono bravo a farlo vi scendere. assicuro che poi quando sono tornato a casa e ho detto: ma c'è un ragazzo che viene da Fiume, io non capivo perché venisse da Fiume, cosa c'entra. E mio padre mi ha spiegato un po' di cose, no, su quello che era successo. È stato il primo incontro con queste vicende.
Quindi, insomma, se io non avessi avuto il milanista da fiume, probabilmente io di queste cose sarei rimasto all'oscuro per diversi anni, perché quando sono stato all'università, la stessa che ha frequentato il Miletto, io non avrei, non ho mai avuto informazioni né nei testi di storia generale che si portavano all'esame di Tranfaglia di storia contemporanea, figuriamoci, non c'era neanche l'ombra di queste cose. Quindi questo mi sembra già un fatto importante è che sia slocalizzato il problema, che non sia più il problema soltanto relativo a quelli, ai miei amici che sono Raul Pupo, Marina Cattaruzza, che sono amici e io considero dei grandi studiosi di questo argomento, ma vengono tutti da Trieste o dintorni. Ecco, il fatto che oggi, nel 2021, anzi, ci sia la possibilità, ci sia l'occasione, non la possibilità, c'è sempre stata la possibilità, ma l'occasione di avere quattro studiosi che non sono di quelle parti, per me è già un fatto positivo. Ed è un fatto positivo che io ascrivo al giorno del ricordo. Perché il giorno del ricordo è, a mio avviso, io sarei stato un po' meno, diciamo, severo di Miletto, ma adesso, dato che il suo libro mi è piaciuto come tecnica di diciamo fare storia, mi permetto di discuterne, quindi ovviamente mi permetto di discutere. E tra l'altro devo anche dire che Miletto lo apprezzo anche perché ha accettato di venire in dibattito con due reazionari che siamo considerati tali, sottoscritto e Ungheri, un po' dalla comunità degli studiosi e da certamente non un agitprop che è Lorenzo Maggi, immagino, no? Non è certamente un gappista. Ecco, quindi, e questo va a suo onore, perché chiaramente uno potrebbe dire, ma almeno uno, no, un po' diverso, invece è andata così, io l'ho saputo dopo e quindi sono stato molto contento. Detto questo, vorrei fare solo una osservazione sulla sua trattazione del giorno del ricordo. Allora, è chiaro che il giorno del ricordo non è un'accademia scientifica. Il giorno del ricordo è una celebrazione. E quindi, come tutte le celebrazioni, ha un taglio che è inevitabilmente popolare o comunque che dovrebbe essere comunicativo. Giustamente, Miletto lamenta che il giorno del ricordo ha un po' il rischio di ritualizzazione, di enfatizzazione ideologica, spettacoli, film e musica non hanno come fine la precisione storica. Beh, certo, è chiaro che uno non può pretendere che un film sia storicamente... Vi confesso che per quanto riguarda il film incriminato, e cioè il film su Norma Cossetto, mi hanno chiesto di dare un'occhiata non al film, ma al copione, e io qualche piccola correzione storica l'ho anche fatta, poi ce n'era solo una parte. Però è chiaro che è come dire, noi cerchiamo un film sulla Resistenza e cerchiamo di trovare film sulla Resistenza che siano obiettivi, che siano storicamente... Questo no. Così come il 25 aprile. Il 25 aprile per sua natura è una... Adesso faccio un paragone di due cose molto diverse, evidentemente. Però per parlare del fatto che è normale che soprattutto se intervengono gli esuli... ci sia un tono più sentimentale, ci sia un tono più, cioè meno asettico, questo mi pare evidente. Che poi ci siano anche delle condizioni nelle quali la verità storica può essere in qualche modo non assolta. Beh, io vorrei anche proporre come riflessione, ma credo che non ce ne sia neanche bisogno. E queste sono persone che sono state considerate emarginate per 50-60 anni. Cioè, noi parliamoci chiaro, a difendere gli esuli e a difendere, diciamo, una certa lettura di questo problema, per un certo periodo c'era solo il Movimento Sociale Italiano.
la Democrazia Cristiana di queste cose non si occupava, il Partito Comunista, i socialisti, fino a tutti gli anni 70 è stata una cosa. Poi con la caduta del muro di Berlino, voglio dire, il discorso è cambiato un po'. Ma prima gli esuli avevano il silenzio da tutte le parti, interrotto da una Democrazia Cristiana che aiutava, li aiutava in cambio di silenzio. E poi aveva il Movimento Sociale che aveva cavalcato il problema. E quindi i monarchici, ma questo lo sa dire meglio Andrea Ungari, i monarchici un po', ma soprattutto i missili. Quindi è chiaro che poi a un certo punto è prevalsa nella... E tra l'altro gli esuli non erano neanche missini, perché poi se uno va a vedere la composizione politica dell'esulanza è una composizione politica democristiano-liberale, sostanzialmente, con poche sbavature, sì, qualcosa, ma questo anche vale oggi per le associazioni degli esuli, salvo un paio di associazioni che sono su posizioni più radicali, le altre sono tutte, diciamo, centriste, diciamo che sono tutte governative, un po' come... i partiti e le forze politiche degli autonomisti, no? L'Unione Valdotene piuttosto la Südtiroler sono in genere sostanzialmente governativi perché hanno bisogno di stabilire un rapporto con il governo, ed è questo chiaro. Quindi io vedo che ci sono stati anche nel mondo degli esuli, dall'instaurazione, dal varo della giornata del giorno del ricordo, tanti passi avanti. Io mi ricordo che quando andavo a occuparmi di queste cose nel 2000-2003 e insistevo perché noi potessimo avere dei rapporti con i rimasti, ma c'è, Miletto lo sa benissimo, c'era un rapporto pesantissimo tra esuli e rimasti che in questi ultimi anni, proprio in seguito al giorno del ricordo, si è stemperato. Ma prima c'erano dei vecchi che dicevano io lì non ci vado, ma non ci vado neanche in cartolina, non riconosco i confini, non ci voglio andare, non, per me il tempo non è passato. Il che era abbastanza naturale. Stiamo parlando, ripeto, di persone che hanno perso tutto, a cui lo Stato italiano non ha dato quello che doveva dare, a cui che li ha fatti sentire quando è andata bene, insomma, li ha fatti sentire l'ultima famiglia che ha lasciato Patriciano a Trieste, l'ha lasciato nel 1976, che non è proprio una cosa simpatica, voglio dire, stavano in un campo profughi, sono stati per 30 anni. Ecco, quindi tutto questo premesso, è chiaro che gli esuli non potranno mai avere una visione storica del problema, ma neanche lo si può chiedere loro. È come chiedere ai partigiani o ai combattenti di Salò di essere obiettivi sulla loro, sul periodo della guerra civile, ma non lo saranno mai. E per il mestiere che faccio, io sono contento così, perché la memoria deve essere memoria non condivisa. La memoria condivisa è un'idiozia. La memoria è una memoria personale, poi c'è la memoria civile, quella istituzionale che si è cominciati a mettere in piedi con il giorno del ricordo. E lì il discorso cambia, perché c'è un'istituzione, c'è stato Ciampi, poi c'è stato Napolitano, poi c'è stato Mattarella, che hanno espresso delle opinioni equilibrate, a mio avviso, che servivano per creare, no, una liturgia repubblicana su queste cose. Sempre di liturgia si tratta, ma non è una liturgia di parte. È una lettura, perché questa pagina, e questo credo che Miletto me ne dia atto, perché altrimenti non avrebbe scritto il libro che ha scritto, una pagina strappata che deve essere reinserita nel complesso della storia italiana. Quindi questo solo per... Io adesso non so, il maestro di cerimonie mi dica quando la smetto, perché poi quando la devo smettere sono passati 20 minuti. Prego, prego. Faccia cenni senza problemi. Io ho trovato molto positivo ovviamente la struttura del lavoro. È una struttura molto chiara, molto completa. Parte dal problema Austria. A mio avviso non dà, forse a mio avviso, ma io ripeto, lui ha fatto degli studi specifici, io non li ho fatti e quindi non mi permetto di dire di più. Ha sensazione, ha sensibilità. Io forse un pochino di più sulla questione del ruolo dell'Austria nella divisione tra italiani, tra comunità italiane e comunità slave, ce l'avrei messo, nel senso che a mio avviso, io ho visto l'unico archivio che ho visto su questo argomento è quello della Dante Alighieri,
e nell'archivio della Dante Alighieri, nel periodo tra il 1901-1902 fino al 1914, c'è la dimostrazione palese, parlo dell'archivio della Dante Alighieri che riguarda la Dalmazia, c'è la evidente, il resoconto evidente della pressione austriaca a favore del mondo slavo contro, per esempio, i sindaci italiani nei paesi, nelle città dalmate. Tanto che, mi ricordo che un personaggio, adesso mi sfugge il nome, chiede, comunica al direttivo della Dante Alighieri che sta prendendo contatti con i serbi, attenzione, con i serbi, perché ci sono delle comunità serbe in Dalmazia, che avrebbero votato a favore del candidato italiano pur di non votare a favore di quello croato, perché si volevano bene già allora, insomma, no? Da questo punto di vista. Quindi forse credo che il progetto trialista, il progetto di Francesco Ferdinando di creare un polo slavo nella, nei Balcani, in qualche modo abbia inciso nella... nel creare un clima di odio. Sappiamo, per esempio, che ci sono stati degli spostamenti di popolazione dell'Austria dall'interno verso la costa per sbilanciare l'equilibrio demografico. Questo è un punto. Così come forse avrei accennato un pochino di più alla questione della Dalmazia e all'esodo degli italiani dalla Dalmazia, di cui insomma Monzali ha parlato diffusamente, ma non perché doveva esserci, perché in realtà si produce in quel microcosmo dalmata quello che poi si produrrà in altri momenti della storia, nelle vicende dei due popoli, cioè il tentativo di snazionalizzazione. Lo fanno gli slavi nei confronti degli italiani di Dalmazia, lo fanno in misura molto maggiore gli italiani nelle terre cosiddette liberate, nelle terre redente, e lo faranno poi i partigiani comunisti di Tito nei confronti degli italiani rimasti, degli italiani quando ancora stavano andando via e soprattutto degli italiani rimasti. Quindi è un fenomeno che attiene, a mio avviso, neanche a questi due, come dire, queste due zone. È un fenomeno molto più vasto che riguarda la concezione, mi scusi Lorenzo Maggi, la concezione liberale dello Stato dell'Ottocento. Deve esserci uniformità linguistica. Lo Stato moderno ha uniformità linguistica. Lo Stato antico è quello austro-ungarico, dove l'uniformità linguistica non c'è. Ed è una cosa che poi, mettendoci sopra la carta del fascismo, assume delle connotazioni particolarmente pesanti. Io sono d'accordo con lui, con Miletto, che l'operazione di snazionalizzazione non è riuscita. Io ho visto le carte del prefetto Testa a Mussolini nel 41, che dice chiaramente, nel 40 forse, insomma, non ricordo bene se 40 o 41, che dice ma in realtà i preti continuano a parlare sloveno, o croato, la gente in chiesa continua a parlare così, nelle campagne si continua a parlare così, e dice a Mussolini ma forse abbiamo fallito. Assolutamente sì, hanno fallito. C'è una cosa, poi è l'ultima, semmai poi ci sarà, anche perché ne sto dicendo troppe. Una cosa che devo dire a me ha colpito nel libro della Cattaruzza, che io considero, scusate, chiedo scusa a Miletto per primo e anche a Raul per secondo, che è un altro amico, io lo considero il migliore a livello di capacità interpretativa. Cioè Marina è uno storico con molta esperienza e quindi che ha una capacità, poi insomma Apich credo che le abbia insegnato molto bene il mestiere. A un certo punto Marina tira fuori, la Cattaruzza tira fuori un problema sul quale io ho cominciato a lavorare e mi piacerebbe lavorare, adesso magari lo farò appena finisco le mie passioni per il neofascismo, passioni storiografiche evidentemente, e cioè la modernizzazione che il fascismo introduce in Istria. Perché è vero che c'è
la snazionalizzazione. Però a mio avviso a un certo punto, e cioè alla fine degli anni 20 e ai primissimi anni 30, si cambia registro. Cioè il fascismo continua a essere quello che è, ovviamente, ma quello che emerge è un concetto di totalitarismo, non più di nazionalismo esasperato. È diverso? Un po' sì, nel senso che a un certo punto al fascismo non gliene fregava più molto che ci fossero sloveni e croati. Quando, per esempio, il reparto della milizia volontaria per la sicurezza nazionale di stanza, non ricordo se a Trieste o Capodistria, era fatto tutto da sloveni e parlavano sloveno. Quindi, se ci mettiamo l'acquedotto, se ci mettiamo i sindacati, se ci mettiamo le strutture del partito, dopo la distruzione, sottolineiamolo, delle organizzazioni slovene e croate dal 25, dalle leggi fascistissime, figuriamoci se chiudevano le sedi dei partiti e modificavano i direttori dei giornali, il fascismo, figuriamoci, se non andava a intervenire da quella parte. È chiaro, no? La legge Gentile, tutte cose che Miletto mette molto bene in evidenza. Però la mia impressione è che nella seconda parte del regime, cioè tra il 1931-32 e il 39, poi dopo col 39-40 la guerra, il discorso cambia ancora completamente, lì ci sia un tentativo di totalitarizzazione. Cioè cosa vuol dire? Che non era più una lotta contro gli sloveni e i croati in quanto alloglotti, come allora si diceva, che non è una brutta parola, ma in quanto fascisti. Cioè il problema era l'antifascismo. L'antifascismo poteva essere italiano, poteva essere sloveno, poteva essere croato, ma anche il fascismo poteva essere italiano, poteva essere sloveno, poteva essere croato. Io non lo so, io non ho fatto uno studio completo, ma molto parziale su questa cosa, però è un aspetto di cui mi ha dato spunto Marina Cattaruzza, quando a un certo punto dice poi bisognerebbe anche pensare, adesso non ricordo le parole esatte, ma insomma, a questo problema. E quando ho cercato di affrontare questo problema anche con un altro collega come Raul, insomma, l'ho trovato molto attento a questa questione. In realtà noi conosciamo poco la storia economica e sociale, a proposito dei sigari, perché Miletto sa benissimo che a Rovigno c'era una meravigliosa fabbrica di sigari. Bene, lì c'è un modello economico che sta leggermente cambiando. Pensiamo alle due città nuove, pensiamo a Pozzo Littorio e all'altra, Arsia, al puntare sulla lignite, al puntare sul carbone. Cioè c'è un modello che sta cambiando. Se l'Istria era immobile fino al 1927-28, quando arriva l'acquedotto, il discorso comincia a cambiare. E lì bisognerebbe vedere come e quanto le organizzazioni del partito influiscano nel creare un consenso a livello politico, totalitario, non a livello esclusivamente nazionalistico. La controprova, e poi veramente finisco perché credo aver preso tutto il tempo, anche forse parte di quello di Ungari, la controprova me la dà la descrizione molto accurata che fa Miletto dell'azione del Tigre, cioè dei terroristi slavi che operano in quello stesso periodo contro chi? Contro gli sloveni e i croati che hanno aderito, quindi contro coloro i quali hanno accettato non tanto l'essere uniformi dal punto di vista nazionalistico, ma l'essere uniformi dal punto di vista politico e ideologico. Teniamo presente che mi sono occupato un po' di sindacati fascisti negli anni 30 maturi, in un paio di che dovrei andare a ritrovare, ma adesso non me lo ricordo come lontana cosa, i sindacati dicono: già, ma i contadini della Slovenia sono puri, sono persone serie, sono persone che addetti ai campi, mentre invece gli altri sono rovinati dalla città. C'è anche questo mito del contadino sano, che nel mito della ruralizzazione fascista, in alcuni casi, forse pochissimi, forse solo due, si individua nel mondo slavo. Quindi attenzione, la cosa come sempre è molto variegata e complessa.
Io penso di fermarmi qua, anche perché ne ho già dette parecchie, e chiedo scusa intanto per cominciare al moderatore, ma anche al dottor Miletto. No, non ti chiedo scusa perché credo che l'autorevolezza riconosciuta da tutti gli altri tre relatori di questa sera le consente l'esondazione, mi passi l'espressione, quindi la ringrazio. La ringrazio per la sua appassionata. La vecchiaia a volte comporta dei vantaggi. Ecco. Io l'ho chiamata autorevolezza perché tale è, che è indipendente. La ringrazio. Di questa riconosciuta. Credo che insomma, sia importante, cito brevemente, la memoria per lungo tempo esclusa dallo spazio pubblico, dove a differenza del dibattito storiografico, che aveva maturato già da tempo un proprio percorso di riflessione, il tema dell'esodo, così come quello più generale dell'intero confine orientale, rimase per lungo tempo isolato, eccezione fatta per il ristretto ambito locale Giuliano Dalmata e gli ambienti legati all'associazionismo degli esuli. Questo per ribadire quello che aveva detto il professor Parlato, che per troppi anni è appunto stato confinato in alcuni tipi di ambienti, di cerchie ristrette, specifiche, fisiologicamente anche per motivazioni personali interessate al tema, ma grazie al lavoro di molti storici, il primo passo in avanti, prima che la politica decidesse, le istituzioni, di dedicare il giorno del ricordo, prima che finalmente si aprisse una sorta di breccia nell'opinione pubblica, nelle discussioni comuni, il lavoro, come sempre, l'hanno fatto gli storici. E quindi è molto importante che ci siano qui due docenti di storia contemporanea, tra cui il professor Ungari, a cui prima di lasciare la parola vorrei magari chiedere anche a lui quando è stato il primo momento in cui, come dire, si è imbattuto dal punto di vista personale, oltre che di studioso, nel tema delle foibe, quindi del giorno del ricordo. Quindi quando è stato, il professor Parlato l'ha ricollegato un'esperienza personale scolastica, non so se la sua è stata accademica o personale, quindi gli lascio volentieri la parola, professor Ungari, a lei. Sì, metto il timing per non sforare. No, io sono cresciuto, sono di Roma, andavo a scuola all'Eur, l'Eur è praticamente molto vicino al quartiere Giuliano Dalmata, quindi in qualche maniera. Poi avevo un amico che stava alla Cecchignola, che è esattamente attaccato fisicamente al quartiere Giuliano Dalmata, e c'erano molti, molti, diciamo, persone che venivano a scuola e che comunque venivano dal quartiere Giuliano Dalmata e che avevano lontane origini della Venezia Giulia. Dopodiché ho frequentato l'Istituto di Studi Umani per motivi di ricerca, per motivi di studio, e quando anch'io ho ricoperto la carica che ricopre Lorenzo Maggi, in un comune molto più piccolo, mi sono dedicato a organizzare sia la giornata della memoria sia la giornata del ricordo per i ragazzi delle scuole di questo piccolo comune dell'Alto Lazio. Quindi poi è una cosa che alla fine mi ha appassionato, dove riprendo il discorso sia che ha fatto il professor Parlato sia che ha fatto Miletto l'autore, cioè dove ho organizzato anch'io spettacoli teatrali e rappresentazioni in cui ho cercato di dialogare con i ragazzi su questi temi, anche su temi più facili, più immediati. Io brevemente sulla giornata della memoria, io concordo con quanto ha detto il professor Parlato, sul fatto soprattutto che tutto questo è servito un pochettino a stemperare. Anch'io ho partecipato a delle riunioni in passato, soprattutto all'inizio, dopo l'approvazione della legge del 2004, dove l'atteggiamento era un atteggiamento molto, molto rigido, molto duro, soprattutto di non dialogo con l'altra parte, non solo con quelli che erano rimasti, ma proprio di non dialogo con l'autorità croata e slovena. Cioè, una posizione molto di rifiuto di dialogo, no? Quindi in realtà credo che in questi ultimi anni l'atteggiamento sia cambiato. Forse Andrea, scusami, era difficile anche il dialogo con l'autorità italiana addirittura, ecco. Questo è vero. Diciamo che il clima sicuramente è cambiato. Ha ragione Miletto sul fatto che ci siano tutti gli anni delle strumentalizzazioni che vengono sia da destra che da sinistra, su questo non c'è alcun dubbio. Oggi lo ricordavo a un rappresentante dell'ANPI di Pisa, certo, l'atteggiamento dell'ANPI in questi ultimi anni non è
non va verso la crescita, non va verso l'evoluzione del dibattito in maniera pagata, appunto non verso una memoria condivisa, perché la memoria condivisa è, come diceva il professor Parlato, una cosa impossibile, perché ognuno di noi ha memorie diverse e in quella fase, in quel periodo, chi combatteva da una parte e chi combatteva dall'altra non può avere una memoria condivisa, però una storia comune sì. Cioè lo sforzo degli storici è quello di ricostruire una storia comune. Allora, quando ancora l'AMPI assume posizioni che sono negazioniste, perché questo è il termine giusto, o riduzioniste, quando porta avanti pubblicazioni che non sono quelle che stiamo presentando questa sera, ma pubblicazioni di autori che, insomma, chiaramente tendono a sminuire tante cose, tendono a sminuire la presenza italiana in Venezia Giulia, tendono a sminuire il numero dei morti, tendono a sminuire il numero dell'esilio, tendono a sminuire tutte le violenze che sono state compiute, allora dopo è difficile poi che il dialogo possa portare, possa arrivare ad un'evoluzione in cui noi finalmente in questo benedetto paese, cosa che è una cosa che è un mio pallino e spero che nei prossimi anni di vederlo, di consegnare determinati argomenti, determinate questioni alla storia, senza che ogni volta si devono andare a contestare queste vicende, cioè dicendo che Norma Cossetto era per esempio una sporca fascista e quindi sembra quasi che fosse giusto è il fatto che sia stata violentata e poi che sia stata infoibata. Ora, questo è, sono affermazioni che non solo fanno male agli esuli, non solo poi rendono più crudo lo scontro, ma che non vanno verso, non dico una pacificazione, ma appunto una storia condivisa di questo paese, perché noi siamo sempre divisi, purtroppo. Cioè, sarà l'eredità comunale. Io adesso non voglio dare spiegazioni di carattere sociologico a queste divisioni, però ogni tanto sarebbe bene questo paese, almeno su alcune vicende, questo lo dico quando faccio questo discorso, non è che lo faccio solamente a sinistra, questo discorso lo faccio anche a destra per altre ricorrenze, no? Che ne so, il 25 aprile, cioè ci sono delle date che servono ad una liturgia dello Stato, una liturgia repubblicana, prima è stato ricordato, e che devono essere condivise, però, cioè devono essere condivise, sulle quali non dobbiamo ogni volta tornarci sopra e contestare numeri, dati, motivazioni e cause. Quindi questo, credo che il libro di Mileto, per esempio, non faccia questo, poi magari non condivido tutto quello che dice, però il libro, passo al libro, a me è piaciuto per una serie di motivi. Innanzitutto perché l'arco cronologico è quello giusto, cioè l'arco cronologico parte dalla presenza italiana. È vero che lui parla di una identità dalmata, io sono d'accordo sull'identità dalmata, che è una cosa a parte, perché insomma qualcuno ha conosciuto e so che la Dalmazia ha un'identità a parte. Eppure è vero che però il contributo italiano, diciamo, italiano, romano, barra veneziano, barra italiano alla cultura dalmata è un contributo abbastanza consistente, cioè non è, insomma, è un contributo significativo dal punto di vista linguistico, architettonico, se vogliamo economico, commerciale anche di quei territori. Quindi è chiaro che la cronologia è quella giusta, concordo con quanto ha detto il professor Parlato, che io credo che quello non dipende solo dall'Austro-Ungheria, ovviamente, di questa divisione, di questo divide ed impera, e di questo appoggio all'elemento slavo, ma in realtà cambia il sentimento nazionale, cioè noi quando arriviamo ai primi del Novecento non è più l'epoca del risorgimento ottocentesco, dove ci sono gli ideali, se vogliamo ancora romantici, di possibilità di coesistenza tra popoli, no, là siamo in una fase di forte nazionalismo. Tenete presente che cioè, la Serbia, per esempio, nel 1908, quando c'è l'annessione della Bosnia-Herzegovina, guarda al Piemonte perché pensa di essere lei il piccolo Stato che si mette a capo di che cosa? Del processo risorgimentale degli slavi del sud. Quindi l'idea è che in quella fase, in realtà, e questo vale fino al 45-46, anni successivi, diciamo, fino a quando non si risolve la fine del 54, cioè del memorandum di Londra, in quella zona, per una serie di motivi, primo perché è una zona mista, tecnicamente, quindi è una zona mista. Se in questa zona mista, quando ancora non c'era, non solo non c'era un sentimento nazionale, direi più che nazionale, direi barra nazionalistico, che in qualche maniera pone in contrasto fortemente queste due comunità, che devo dire fino a sotto la Repubblica di Venezia, in realtà sì, contrasti ci saranno stati, ma non di questo tipo, quindi c'è una coloritura nazionalistica del sentimento nazionale. In più c'è l'azione dell'Austro-Ungheria, che sicuramente è un'azione più a favore dell'elemento slavo rispetto a quello italiano per una serie di motivi, perché vedevano l'Italia come una minaccia dopo il risorgimento, dopo il 66, quindi c'è un antagonismo maggiore nei confronti dell'elemento italiano, insomma la mancata concessione della facoltà italiana a Innsbruck
è un chiaro segno di un atteggiamento anti-italiano, che ovviamente si ripercuote anche in quelle zone. È chiaro che c'è due nazionalismi che si confrontano su quel territorio, perché noi molto spesso, questo lo diciamo anche quando parliamo del fascismo, no? Dell'opera di snazionalizzazione, giustamente mettiamo in evidenza del forte nazionalismo italiano, e anche del forte nazionalismo che è portato avanti dal fascismo. Però dobbiamo fare attenzione, perché il nazionalismo italiano si confronta con un nazionalismo altrettanto forte del mondo slavo. Cioè, nonostante, se vogliamo ben vedere, croati e sloveni perdono la prima guerra mondiale, perché sono quelli che combattono fino alla fine a favore di Vienna, perché sapevano quali erano le rivendicazioni italiane, e questo non avviene con i serbi, no? Noi siamo più alleati. Ma insomma, questi al tavolo della pace a Versailles, nonostante fosse un paese sconfitto, chiedono la rettifica del confine a Lisonzo. Ora, l'idea che in quella zona non c'è solamente, come spesso si cerca di dire, un nazionalismo italiano, là si confrontano due nazionalismi, uno quello italiano che già si era affermato con l'unificazione del paese e che col patto di Londra rivendica non solo il risorgimento nazionale ma anche l'allargamento nel lago del Carnaro, del Quarnero, e dall'altra parte però c'è un nazionalismo forte anche da parte del mondo slavo. Cioè, quando giustamente Mileto mette in evidenza gli incidenti che avvengono diciamo tra il 18 e il 20, anche l'incidente di Trieste nel Narodni Dom, in realtà però pochi giorni prima erano stati uccisi due italiani a Spalato, ed erano stati uccisi due marinai italiani, erano stati uccisi a Spalato da degli elementi slavi. Cioè, è vero che la marina italiana comincia a occupare tutta una serie di città sulla costa dalmata che non spettavano all'Italia, no? Per far trovare gli alleati di fronte al fatto compiuto. Però dall'altra parte pure l'elemento slavo non è che ci va così leggero in quelle zone. Questo per dire che poi, quando si ricostruisce questa vicenda, è una vicenda che è segnata da forti contrasti. Cioè, questo è abbastanza chiaro, che ovviamente poi si rinfocolano con che cosa? Con le vicende successive alla Prima Guerra Mondiale e poi all'ascesa del fascismo, dove insomma un po' di spostamenti di popolazione, sì, è vero che ci sono dalla parte italiana, ma ci sono anche dalla parte jugoslava che tornano in Italia. Cioè, ci sono degli spostamenti di popolazioni che in qualche modo avvengono perché c'era, lo stava dicendo prima il professor Parlato, la volontà di creare una maggiore omogeneità etnica nei territori sotto occupazione, che in quella fase avviene ancora in maniera sostanzialmente pacifica, e poi invece sarà drammatica a partire dal 43 in poi. Certo è, e questo va bene Mileto, metto in evidenza, la vicenda non solo delle foibe, che si inserisce a pieno titolo nelle vicende drammatiche della Seconda Guerra Mondiale, no? A corse durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ma anche tutta la vicenda dell'esodo, giustamente lo mette in evidenza, perché dedica nel libro una buona parte, diciamo che la parte poi più interessante del libro è proprio dedicata all'esodo, che è una parte sì studiata, però una parte sulla quale si può studiare molto di più ancora. E io, insomma, su questo credo che lui abbia scritto anche delle cose su questo, perché è una parte interessante di tutta questa popolazione che torna, di come vive, di come viene accolta, di come il governo Mileto lo traccia in questo, e dice giustamente che mette bene in evidenza i chiaroscuri, ossia il lato positivo dell'accoglienza, ma anche il lato negativo dell'accoglienza, no? Perché insomma questi vivono in condizioni molto spesso veramente molto difficili. Ebbene, dicevo, quando ci sono la vicenda dell'esodo, in realtà giustamente Mileto la mette in evidenza dove? La inquadra in che cosa? Negli spostamenti di popolazioni che avvengono all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. Guardate che sono tanti, cioè se noi andiamo, adesso non è uno storico ma un giornalista, ma se noi prendiamo un libro uscito qualche anno già per Corbaccio di Guido Knopp, ha scritto un libro che si chiama Tedeschi in fuga. Insomma, Tedeschi in fuga, che è un libro scritto da un giornalista, perché era però facile da leggere proprio perché è scritto da un giornalista, però un giornalista storico, quindi si basa sui due dati, fa vedere come ci sia un fortissimo, anche là, marce della morte, anche là per i tedeschi, spostamenti di grosse quote, ma stiamo parlando di milioni di tedeschi che si spostano dalla Cecoslovacchia, che si spostano dalla Polonia, e se noi andiamo a vedere anche dopo, quando si crea lo Stato di Israele, mi allungo sul 48, in realtà là c'è tutta la diaspora araba dallo Stato di Israele, ma nel contempo c'è la diaspora degli ebrei che vivevano negli stati arabi. Quindi è chiaro che l'esodo non è un fatto, poi è chiaro, evidente che chi l'ha vissuto di prima persona non è che contestualizza, lo diceva prima il professor Parlato, non è che inquadra la propria vicenda personale in un discorso
così ampio, però l'esodo va inquadrato in un processo più grosso che riguarda la Seconda Guerra Mondiale, cioè di spostamenti di popolazione in territori che sono, guardate il caso, sono il frutto di che cosa? Dello scioglimento, della conclusione di quegli imperi sovranazionali che vengono dopo la Prima Guerra Mondiale. Ma perché gli ungheresi stanno in Voivodina? Perché i tedeschi stanno nei Sudeti? Perché gli italiani stanno insieme? Perché in realtà facevano parte di imperi sovranazionali. Quindi, o quote di tedeschi che stavano in Polonia, facevano parte di imperi sovranazionali che dopo la Prima Guerra Mondiale si vanno in frantumi perché perdono la guerra, ma io non credo solo perché perdono la guerra, perché c'è una grande marcia, noi su questo spesso non ci riflettiamo, ma riguarda molto la vicenda del confine orientale, cioè la marcia delle nazionalità, cioè la marcia delle nazionalità che parte con la Rivoluzione Francese, che attraversa tutto il Risorgimento italiano e che in qualche maniera si blocca nel secondo dopoguerra solamente per le vicende ideologiche, la forte contrapposizione ideologica tra comunismo e anticomunismo, ma poi dopo il crollo del muro di Berlino vediamo che sono ancora in marcia, sono in marcia nell'ex mondo sovietico, sono in marcia nel mondo arabo, dove i contrasti che vediamo sono contrasti di carattere etnico-religioso, di comunità che vivono all'interno di altre comunità molto spesso. E la vicenda Giuliano Dalmata è una vicenda anche di questo tipo, dove a partire dal 45 l'idea dello Stato jugoslavo è quello di creare uno Stato uniforme dal punto di vista etnico. Ecco, io su questo non sono tanto d'accordo con Miletto, cioè sul fatto che non ci sia stata la pulizia etnica. Quello che avviene con le foibe in realtà non è spiegabile solamente in una maniera, chiaramente, non è una visione univoca. A mio avviso all'interno dell'uccisione dell'elemento italiano attraverso le foibe e poi anche delle pressioni che vengono fatte, e Miletto lo mette bene in evidenza, delle pressioni che vengono fatte a partire non solo a partire dal 47 ma poi anche quelle dopo il 54 che comunque vengono fatte nonostante Miletto dice non ci sono direttive, sì, magari non si trovano le direttive, magari si troveranno queste direttive, però è chiaro che vengono fatte delle pressioni tali per cui l'elemento italiano abbandona quei posti, no? Perché c'è questa forte opera di snazionalizzazione che viene fatta dal comunismo jugoslavo. Beh, dicevo, le foibe, almeno tre elementi si confondono all'interno delle foibe. Sicuramente c'è il contrasto contato-città, sicuramente c'è un contrasto di questo tipo tra un mondo contadino a maggioranza slava e le città dove l'elite è l'elite italiana, che era l'elite veneziana, che è stata poi l'elite durante il periodo del fascismo, e quindi c'è un motivo, diciamo, di confronto città-campagna. C'è sicuramente uno scontro di classe, perché c'è uno scontro di classe, su questo non c'è dubbio, quindi diciamo classe per dire banalizziamo ricchi poveri, ok? Quindi di rivalità, di antagonismi. Poi vi dico le testimonianze di alcuni amici che hanno avuto i padri che hanno avuto queste esperienze. C'è un contrasto ideologico, perché comunque il contrasto ideologico c'è, perché il progetto jugoslavo è quello di creare uno Stato sociale, con tutto quello che ne consegue, quindi quello che consegue negli stati socialisti, insomma, dal punto di vista economico sappiamo quello che sono, dal punto di vista politico sappiamo che non è che erano proprio non solo non erano il paradiso dei lavoratori, ma non erano, diciamo, stati liberali, così per usare un eufemismo, però c'è anche un discorso etico, cioè c'è la volontà, se noi andiamo a vedere le persone che vengono uccisi, neanche nelle piccole città, sono le persone, non dico più importanti, ma le persone attorno alle quali si poteva in qualche maniera coagulare l'elemento italiano. E quindi viene ucciso il prete, e quindi viene ucciso il carabiniere, a prescindere che avesse appoggiato o meno il fascismo. Cioè, l'uccisione dell'elemento italiano non è riferita solamente ai fascisti o a quelli che avevano sostenuto il fascismo. Cioè, si cerca di colpire l'elemento italiano negli elementi più rappresentativi, che non è solamente la famiglia Luxardo, che comunque è una famiglia che aveva un suo peso all'interno della comunità italiana dell'epoca, ma si colpiscono una serie di personalità anche nelle piccole cittadine attorno alle quali si poteva creare un consenso, quantomeno un raccordo dell'elemento italiano. Quindi io questi quattro aspetti, appunto città-campagna, scontro di classe, scontro ideologico, ma anche uno scontro di carattere, una volontà, non voglio usare termini che sono assolutamente inappropriati quando sento molti a destra che parlano il genocidio, ecco, queste sono espressioni che sono fuori
dalla storia anche per i numeri che sono completamente diversi, e soprattutto quella è una cosa che a me dà molto fastidio quando spesso qualcuno cerca di paragonare la Shoah alla vicenda di Giuliano Dalmeri, perché sono cose che non vanno messe sullo stesso piano, sono cose che sono completamente diverse, non solo nei numeri, ma perché rispondono a logiche completamente diverse. Quindi su questo Miletta ha ragione, sono cose che non si dovrebbero neanche pensare di mettere a paragone. Però l'idea di realizzare una sorta di pulizia etnica e di comunque colpire l'elemento italiano, io su questo probabilmente con l'autore non siamo d'accordo, lo so, però non sono d'accordo. Cioè, io credo che ci sia invece la volontà di espungere l'elemento italiano da quei territori per creare e tenere quelli che in qualche maniera si assoggettano al credo. Ho capito, ma chi non si assoggetta ammazzavano, però. Quindi non è che c'è tanta, cioè, capito? Quindi questo vuol dire sì, quelli che, però insomma, non è che c'è tutta questa libertà di scelta, o ti assoggetti, se non ti assoggetti ti ammazzo. Ora questo rientra un po' in un confine molto labile tra la pulizia etnica e la non pulizia etnica. Diciamo che però un po' la caccia all'elemento italiano c'è nel 45, nel 43, ma poi soprattutto dopo la presa di Trieste, anche perché alla fine i comunisti jugoslavi uccidono anche i comunisti italiani, cioè quelli quindi voglio dire, là ecco, è evidente che l'elemento il discrimine ideologico viene superato dal discrimine quello etnico, quello identitario, se vogliamo. Ho parlato anche troppo e giustamente Miletto deve difendersi da questo intervento. Prego. No, non è una difesa. Stavo scherzando, è una battuta, sembra che il clima sia abbastanza abbastanza rilassato, insomma. A Paolo l'autore volevo fare, ma perché farò ancora due citazioni perché sono importanti. Per mantenersi viva ed essere compresa, la storia non necessita di manipolazioni strumentali, ma di un processo che riesca a mettere in contatto il discorso pubblico con i percorsi della ricerca, che andrebbero non solo interrogati più spesso, ma dovrebbero costruire il principale punto di riferimento al quale guardare, dal quale muovere le fila per costruire il discorso pubblico. Anche perché col tempo gli storici hanno saputo passare al setaccio, mettendogli a fuoco fatti, eventi e interpretazioni, fornendo risposte convincenti che hanno contribuito a gettare fasci di luce sui coni d'ombra calati su questo passaggio della storia italiana. E non riconoscerlo significa non volere fare i conti con il proprio passato, che a oltre 70 anni da quelle vicende sarebbe invece ora di fare, guardando non solo al proprio dolore, ma anche a quello degli altri. Questo è, come dire, metodologicamente ineccepibile, credo che chiunque possa condividere anche le virgole. Io apprezzo l'autore perché credo che non possa essere definito un autore conservatore, liberale, tantomeno reazionario, come si sono autodefiniti i due professori, che non so se quanto meno provocatoriamente, anzi. No, ma io dico ci definiscono tali, okay. A volte non conoscendoci, ma insomma, in realtà siamo degli anarchici, probabilmente degli anarchici di destra, ma insomma siamo degli anarchici, questa è la realtà. Sembra simbolica, ma ne facciamo una puntata, che faccio parte di alcune cose. Io pure mi riferivo al fatto che siamo considerati, io come allievo di De Felice, voglio dire, posso raccontarvi tutto quello che mi è stato detto, anche più di riguardo ai miei meriti, insomma, no? Quindi figuriamoci, non mi riferivo a questo perché chiaramente proprio oggi ho saputo che in una scuola dove domani mattina devo andare a parlare, un mio collega, quando ha saputo che c'ero io, ha detto no, non ci vengo. Lui veniva per conto di un gruppo di giovani che si dichiaravano negazionisti e quando ha saputo che c'ero io non ha accettato il contraddittorio, io l'avrei accettato molto volentieri. Quindi che vi devo dire? Questo è un po', però credo che al di là delle etichette che ci mettono, quello che conta è sapere discutere e sapere ragionare. Io da questo punto di vista, quando trovo delle persone come Miletto che non solo accetta il dialogo, ma anche in maniera molto urbana, cortese e costruttiva lo conduce, lo porta avanti, io sono molto contento, al di là del fatto che uno possa avere, e viva l'Italia se abbiamo delle idee diverse, perché insomma, se avessimo tutte le stesse idee, sapete che noia, eh? Concordo in pieno, quindi credo che l'autore, a cui dopo lascio subito la parola, credo che abbia apprezzato anche gli elementi di dissenso, le parziali critiche, le divergenze di opinioni, perché credo che queste... Sono pure i complimenti però, eh? Sì, ma insomma, dimostrano A, la lettura critica da parte degli altri relatori,
e B, la volontà di confrontarsi. Quindi non credo che le abbia prese come un'offesa come dire, al lavoro, anzi come spunti di discussione. Tominetto, a lei. Certo. Intanto buonasera. Ringrazio davvero per la lettura attenta, direi anche partecipata, no, del mio libro. Insomma, mi ha fatto molto, molto piacere. Ma allora, io, come dire, se siete d'accordo, partirei da alcuni elementi che sono emersi, in questa presentazione. Beh, il primo è proprio il giorno del ricordo, no? Abbiamo parlato del giorno dei ricordi. Adesso ho parlato. Ma allora, come dire, io penso anch'io, cioè, che il giorno del ricordo sia stato fondamentale. E questo per due aspetti. Il primo, come dire, non affatto meno importante, cioè, è quello di aver restituito veramente dignità alla memoria di tante persone, se mi passate il termine, anche al di là dell'isonzo, in un certo senso. Quindi questo è il primo aspetto. E poi l'altro aspetto che veniva anche sottolineato, ma che ci tengo a ribadire, è che ha portato, come dire, al fiorire di, come dire, anche di un'attenzione, ecco, ha portato all'attenzione di molti la storia del conflitto militare, che è una storia molto interessante, se la consideriamo come che cosa? Come un laboratorio, direi, della contemporaneità. Perché? Perché se ci pensiamo, e sono emerse queste cose, cioè insomma questi elementi dagli interventi che mi hanno piaciuto, in un territorio di dimensioni tutto sommato limitate, no? Possiamo dire, ebbene, si concentrano, come dire, in maniera esemplare, sfortunatamente esemplare, alcuni dei fenomeni più significativi e più devastanti di quella che è l'età contemporanea, lì, in poco tempo. Ecco, come dire, il giorno del ricordo ha stimolato, secondo me, un altro elemento di grande importanza, quello di aver stimolato la ricerca, di aver stimolato la ricerca che già, come dire, l'ha ricordato parlato, come dire, la ricerca storica è iniziata molto prima del giorno del ricordo. Penso a Storia in esodo del 1980, ha avuto anche una crescita con la dissoluzione della Jugoslavia, anche, come dire, per un cambio di rotta della storiografia, mi viene da dire più slovena che croata, voglio dire, però insomma ci sono state tutta una serie di elementi. E poi hanno, secondo me, ecco, su questo io un po' consentitemi di dissentire sommessamente, cioè nel senso che nelle scuole non è vero che non se ne parli di queste cose, perché comunque, no, ma aspetti, mi faccio finire. Cioè, nel senso, io ho visto ultimamente molti manuali, allora diciamo che si cerca, adesso si è molto più attenti, ecco, su questo, però ecco, si è molto più attenti, sicuramente grazie a Giorgio Ricordo che ha consentito, però attenzione, anche dei percorsi didattici di formazione, insomma, secondo me ha gettato, come dire, degli importanti fasci di luce su questo colodromba che effettivamente c'era sempre stato. Ecco, però ecco, voglio dire, anche nelle scuole, io veramente, ma come tutti noi, credo, ho notato veramente un'apertura molto più importante in questi ultimi anni. Poi, ecco, mi si può contestare, i manuali di storia contemporanea ne parlano poco, è vero, ne parlano poco, ma comunque rispetto a, come dire, una storia internazionale del Novecento, ecco, si dedicano, come dire, nell'ottica di un manuale, la metto proprio nell'ottica di un manuale, delle pagine a questo argomento se ne dedicano. Rispetto al vecchio Sabatucci ridotto, tanto per fare nomi, su cui io avevo studiato anni fa, ecco, adesso la nuova edizione. Ecco. Quindi, come dire, questo è, come il giorno ricordo, su questo, come ha avuto un merito importante. Ecco, il film me lo terrei dopo, come ultima Ah, carta. bene. Ok, ecco, altro passaggio, mi ha fatto molto piacere veramente come si sia notato uno di quelli che secondo me è proprio lo sforzo interpretativo del mio libro e che credo che debba essere anche un po' lo sforzo interpretativo di chi si occupa di questi temi, cioè il rapporto dell'esodo all'interno di un mosaico europeo. Questo secondo me è fondamentale, cioè noi dobbiamo pensare all'esodo come al tassello italiano di un mosaico molto più ampio, che è quello degli spostamenti forzati di popolazione, che nel dopoguerra investono veramente l'intero continente. E io ho provato a fare questo tentativo, cioè di intrecciare il fenomeno italiano con quello europeo. Perché? Perché a mio modo di vedere ci sono più di un punto di riferimento, molti punti di riferimento per narrare questa storia. Pensiamo ad esempio alle vicende dei polacchi, dei tedeschi che sono stati espulsi dalla Polonia o dalla Cecoslovacchia, che presentano chiavi di lettura
letture molto, molto utili per studiare la diaspora esterna. E quindi ecco, anche in questo senso, credo che il contesto europeo possa essere un punto di partenza di osservazione importante. Ecco, l'esodo. Qui, come dire, io direi questo, cioè che è vero che, come dire, allora intanto l'esodo non è una migrazione volontaria, quindi sgomberiamo il campo, no, da ogni tipo di interpretazione riduzionista, cioè non è assolutamente corretto ridurre gli esuli allo status di migranti, potremmo dire di optanti, no? Visto come dire, la possibilità dei due trattati, sia di Parigi che di Londra, di accettare di essere bisogno. Cioè l'esodo è una migrazione forzata, uno spostamento forzato dovuto a pressioni espulsive, questo è assodato, nel senso io quando dico che non è organizzato dal potere popolare, cosa intendo? Intendo che, ad esempio, contrariamente a quanto avviene in Cecoslovacchia e in Polonia, qui i poteri popolari non organizzano programmaticamente, istituzionalmente l'esodo, però è anche vero, e di questo ne sono proprio convinto, come sia proprio l'esercizio del potere popolare jugoslavo a preparare il terreno. E quindi questo è un aspetto fondamentale. Perché? Perché noi siamo veramente di fronte a una solida connessione tra che cosa? Tra l'esodo, l'azione dei poteri popolari e la costruzione della nuova società socialista, che mette in campo tutta una serie di modifiche economiche, politiche, sociali, ideologiche, culturali, che colpiscono la popolazione italiana e di fatto costituiscono la spinta propulsiva dei partiti. Quindi noi dobbiamo analizzare l'esodo, almeno questa è la mia interpretazione, come dire, la tappa finale di qualcosa, di un processo che inizia subito dopo la guerra, togliendo Zarte, un caso particolare, e termina con la costruzione e il consolidamento dello Stato di Jugoslavia. Ecco, questo per quello che concerne l'esodo. Un altro aspetto, così come dire, finiamo anche la parte un po' più sull'esodo, poi mi riallaccio al resto, è venuto fuori, insomma, è emerso negli interventi che mi hanno preceduto, secondo me altri due aspetti su cui occorre riflettere. Il primo, la memoria di chi? Degli esuli. Io ho lavorato molto su fonti di memoria, non in questo volume, ma su altri lavori. E beh, devo dire che nella memoria di queste persone risuona l'eco di quello che è stato il silenzio pubblico. Risuona questo eco perché sono memorie lasciate veramente per anni ai margini del discorso pubblico. Ed è questo un silenzio, attenzione, che non ha, secondo me, assolutamente aiutato a rimuovere i traumi. Non ha, è un silenzio che si è spesso nutrito da parte dei protagonisti di che cosa? Della nostalgia, del ricordo, del livore, perché anche questo, come dire, che sono divenuti per gli esuli, mi viene a dire, una sorta di corazza, no? Da indossare e da portare, proprio da portarsi dietro insieme a che cosa? All'idealizzazione, all'identità, alla nostalgia dei luoghi lasciati. E questo, e qui spiega anche perché la scelta, no? Uno potrebbe dire su sette capitoli, quattro li dedichi all'esodo, perché? Perché secondo me l'esodo è, come dire, l'elemento veramente periodizzante della storia del confine orientale della Venezia. È quello che porta, che conduce a quella che abbiamo evocato, adesso lo cito, che Raul Pupo chiama la catastrofe dell'italianità adriatica. Con che cosa? Con lo svuotamento totale, pressoché totale, della componente italiana, della regione. Una componente, tra l'altro, radicata da secoli. Al contrario delle interpretazioni ovvianti, lasciatemi anche dire fantasiose, no? Proposte faziose, devo anche dire, proposte di una certa storiografia, che invece la vorrebbe migrata, come dire, soltanto in epoche molto, molto più recenti. Ecco perché non si tratta di questo, ma si tratta appunto di una presenza che affonda le radici, come dire, fino all'epoca della romanizzazione. Un altro aspetto, se non trovo un po' di tempo, ma credo di sì, riguarda poi, ecco, un'altra parola chiave, no? Che io ho dedicato in parte del libro, che è quella dell'accoglienza, dell'assistenza ai popoli. E beh,
quel libro cerca di mettere in luce i numerosi provvedimenti governativi, le tante iniziative pubbliche e private che ci sono state a livello, come dire, a livello istituzionale. A livello istituzionale parlo di Stato, di comuni, di questa accoglienza in chiaro scuro, poi vedremo perché. Però noi dobbiamo tenere presente un elemento fondamentale che io ho cercato di fare bene. Un conto sono, come dire, i dispositivi di legge, dispositivi legislativi, e un altro invece è quello di attuare questi dispositivi. E lo sanno molto bene questo perché? Perché l'hanno provato sulla loro pelle, chi? Coloro che per anni hanno trascorso nei campi profughi. Io ricordo come nel 63 erano ancora più di 8.500 i profughi ospitati nei 15 campi. Quindi l'hanno portato sulla pelle rimanendo nei campi profughi a dispetto dell'azione dell'ufficio per le zone di confine, ad esempio, e degli sforzi economici che devo dire sono stati rilevanti anche, che furono profusi naturalmente, però calati nella realtà di allora, che era quella di un paese, e non dobbiamo dimenticarlo, in grande difficoltà, ben lontano da vedere rimarginate, come dire, le ferite morali, ma direi anche materiali della guerra, che aveva lasciato appunto un'eredità veramente di miseria, di stracci, di macerie. Ecco, peraltro sull'accoglienza, sul tema dell'assistenza, appunto fu svolto anche una parte importante, fu svolta anche a livello associativo. Questo è un altro elemento interessante, secondo me, le ACLI, l'Associazione Cattolico, la Pontificia Commissione di Assistenza, la Croce Rossa, ma gli stessi anche, come dire, anche partiti si prodigano nel sottoscrivere sottoscrizioni per la raccolta di fondi, eccetera. Quindi noi abbiamo veramente una grande ondata di solidarietà, che però si sconta appunto con le contraddizioni dell'accoglienza, con le dinamiche dell'esclusione, che poi appunto ben conosciamo. Ecco, un ultimo aspetto, poi passo all'altro tema, è quella legata alla figura del profugo. E questo si rifà in un certo senso all'accoglienza in chiaro scuro, nel senso che al di là dei provvedimenti di legge e degli interventi di assistenza pubblica e privata, la figura del profugo continua ad avere con sé un connotato molto negativo, che racchiude in sé una serie di pregiudizi, di esclusione, che contribuiscono, secondo me, a tenere Giuliano Dalmati ai margini della società italiana, rendendo così molto lungo, che cosa, il loro pieno inserimento nel tessuto economico, sociale e culturale del paese, che avverrà comunque gradatamente, e mi sento di dire solo a partire dagli anni 60, a grandi. Ecco, questo per quello che concerne il primo aspetto dell'esodo. Mi sembra di aver toccato abbastanza tutti i punti che erano emersi. Ecco, l'altro aspetto è quello della stagione, insomma, delle folle, no? che veniva evidenziato. Ma allora, io direi questo, passerei direttamente a un aspetto fondamentale, che è quello che è stato evocato dal professor Ungheri del 1945. Ecco, intanto una premessa che secondo me è essenziale per comprendere il. Noi siamo nella primavera del 45, quando il conflitto era praticamente, insomma, agli ultimi colpi di coda. Ebbene, noi abbiamo l'armata jugoslava che lancia ad aprile, siamo al 4 aprile, la sua offensiva, e avanza rapidamente con due obiettivi, direi tre. Il primo, liberare definitivamente l'Istria croata, è uno. Due, liberare il litorale sloveno. E tre, rivolgere la sua attenzione dove? A Trieste. E questa è la cosa fondamentale. E il suo interesse, attenzione, era dovuto a una serie di elementi. Intanto il valore simbolico assunto dalla città per la popolazione slovena, primo. Secondo, la sua importanza economica, il porto, naturalmente. E non per ultimo, la convinzione che il capoluogo giuliano rappresentasse che cosa? Beh, la chiave di volta necessaria a portare a termine il compimento dell'annessione alla Jugoslavia della Venezia. E quindi Tito mirava ad arrivare a Trieste. Dall'altra parte però c'erano gli alleati, che non erano affatto disposti a rinunciare al proprio obiettivo.
e cioè occupare la Venezia Giulia e controllare Trieste. E quindi alla fine di aprile si scatena la cosiddetta corsa per Trieste, che vede due eserciti, come dire, cercare di raggiungerli, e alla fine, appunto, come è noto, arrivano i partiti jugoslavici. Il primo maggio Tito annuncia che le truppe jugoslave sono entrate a Trieste. La divisione neozelandese arriva il giorno successivo. Ecco, a questo punto cosa succede? Succede che sostenuti, e questo secondo me è un altro aspetto, dalla componente slovena triestina, e noi ci dimentichiamo spesso di questo passaggio, dalla classe operaia italiana di orientamento, come dire, comunista, gli jugoslavi iniziano l'occupazione della città per 40 giorni, quindi fino al 9 giugno, poi andranno via con l'accordo di Belgrado, eccetera. Ecco, con l'occupazione jugoslava inizia anche la repressione, che viene affidata all'OSA, la polizia politica. Ecco, inviati a Trieste dai vertici del potere jugoslavo, i funzionari dell'OSNA effettuano un gran numero di arresti agendo su che cosa? Su liste di proscrizione che sono preparate dagli apparati direttivi del Partito Comunista Sloveno, la cui indicazione era piuttosto semplice, cioè piuttosto chiara, scusate, non semplice, operare su scala ideologica piuttosto che su scala nazionale. E qui c'è un dispaccio, no? Di Cade, il braccio destro di Tito, ma poi lo decodifichiamo, che dice: è necessario imprigionare tutti gli elementi, consegnare all'OZ e processare. Ecco, secondo me il passaggio chiave è questo: curare subito, non sulla base della nazionalità, ma su quella del fascismo. Ecco, qui bisogna però decodificare le parole, a mio avviso. Non tanto, purtroppo, insomma, relativamente all'epurazione, che, come dire, è abbastanza chiaro, cioè eliminazione, quanto piuttosto, secondo me, al concetto proprio di fascismo, che è utilizzato in modo abbastanza ampio, in modo da favorire che cosa? Un criterio che si basa sulla responsabilità collettiva piuttosto che quella su quella individuale. E quindi qui vediamo chi è che sono coinvolti, quali furono le figure arrestate. Dirigenti del partito fascista, squadristi, esponenti del regime, collaborazionisti anche sloveni e croati, appartenenti alla Repubblica Sociale Italiana, insomma, tutti quelli che erano ritenuti nemici certi, che sono sottoposti a interrogatori sommari, vengono uccisi e successivamente, appunto, gettati nel fuoco vicino a Trieste. Però, e qui c'è un altro aspetto che si salda, secondo me, a quello che diceva il professor Ungari, cioè sul risvolto politico, che almeno dal mio punto di vista, forse è qui che non concordiamo, anzi, senza forse, credo che sia qui che non concordiamo. L'aspetto politico è fondamentale perché a scomparire in quegli stessi giorni chi sono anche gli appartenenti ai carabinieri e alla guardia di finanza, che ad esempio non parteciparono ad attività antipartigiane e che comunque a Trieste, così come a Gorizia, collaborano attivamente con la resistenza. E quindi il loro arresto, la prigionia e in alcuni casi l'eliminazione, come va inteso? Va inteso in un'ottica, secondo me, puramente politica, tesa ad avere un obiettivo, e cioè allontanare da Trieste e dagli altri centri della Venezia Giulia chi? Tutte quelle figure in grado di costituire una sorta di contropotere e quindi non controllabili dalle autorità jugoslave. E queste ultime, peraltro, ma emergeva anche prima, operano nella stessa direzione anche nei confronti degli esponenti del Comitato di Liberazione Nazionale di Trieste, che nel frattempo entra in clandestinità e cui quadri dirigenziali, rifiutatesi di collaborare e di cedere il passo, e quindi riconoscere il potere comunista titino, sono considerati avversari. E quindi nei loro confronti si abbatte un'ondata persecutoria che porta alla deportazione jugoslava, all'eliminazione, all'arresto in alcuni casi all'eliminazione. Ecco, quindi, da un lato noi abbiamo due differenze, no, tra il 45 e il 43. Da un lato il maggior numero delle vittime, in quanto te saranno inferiori, dall'altro secondo me emerge chiaramente la volontà politica che sta dietro a questi elementi nel 45, cioè quella di eliminare dal territorio chi poteva contrastare la presenza del nuovo potere rivoluzionario titino e opporsi all'annessione della Venezia Giulia alla Jugoslavia. È qui che a essere colpiti sono gli italiani, maggiormente colpiti sono gli italiani. E questo perché? Secondo me per due motivi. Fondo. Il primo è una sorta di conseguenza di casa dei conti come conseguenza del fascismo, cioè in un certo senso si chiudono i conti aperti dalla guerra.
Il secondo è che però nella loro maggioranza gli italiani si dimostrano profondamente contrari al nuovo potere jugoslavo. E quindi, come dire, il fatto di eliminare gli italiani, secondo me, vuol dire questo, cioè eliminare chi voleva l'Italia, però intesa come realtà politica, culturale, sociale, non, secondo me, come dire, dal punto di vista puramente etico. Dal momento che, peraltro, le autorità jugoslave non intendono procedere a una liquidazione della comunità italiana, ma ambivano a mobilitarla, non escludendo certamente l'uso di metodi coercitivi, assolutamente, nel progetto di annessione alla Venezia Giulia, assorbendola successivamente negli stati dell'ingranaggio, negli ingranaggi dello Stato jugoslavo, la fratellanza italo-slava, tanto per intenderci, che poi fallì per vari aspetti. E quindi poi veramente concludo, perché anch'io ho finito il tempo, cioè le violenze secondo me avevano un duplice intento. Uno, decapitare la popolazione italiana della sua classe dirigente, quindi in larga misura favorevole alla sovranità italiana della Venezia Giulia, e nel contempo dire l'altra parte della comunità affinché non si opponesse al progetto annessionista. E quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che, che quello che avviene nella Venezia Giulia tra il maggio e giugno 1945 è connesso a una presa di potere rivoluzionaria del territorio che prevedeva di fatto che cosa? L'eliminazione di quanti potessero rappresentare un potenziale o effettivo ostacolo alle strategie jugoslave. Ecco, questo secondo me è, credo, il punto su cui non tutti saremo d'accordo questa sera, però come dire, io ho espresso la mia opinione. L'altro punto, poi veramente mi taccio, è il film. Allora, io mi spiace di aver creato tutte queste polemiche con questo film. Io, guardate, questo film lo trovo bruttissimo, ma ve lo dico proprio in maniera, il film in questione è Rosso Isse, ma lo trovo veramente bruttissimo, ma non per una questione, cioè, come dire, so anch'io che non è possibile trovare in un'opera cinematografica il rigore storico, però dall'altra parte non è neanche possibile trovare in un'opera cinematografica, come dire, a mio modo di vedere, tutta una serie di errori e di omissioni, nonché di affermazioni anche marchiane, secondo me, ecco, su cui io sono fortemente critico, lo ammetto, ma questo, voglio dire, fa parte del ad esempio, è stato citato molto, molto Raul Pupo. A lui, come dire, parlando una volta, insomma, era molto colpito favorevolmente da Magazzino 18, io un po' meno, ecco. Però, come dire, queste sono considerazioni più, ecco, io quello che ne facevo del film, che secondo me, appunto, è vero, come è stato detto, che non si può chiedere a una pellicola di essere esaustiva, è anche vero che però non si può altrettanto chiedere a una pellicola di, come dire, fare veramente su certi aspetti, e penso che, cioè, possiamo concordare, visto che fai veramente a volte a pugni con la storia da quel punto di vista. Quindi da quel punto di vista, secondo me, un po' più di, come dire, non dico rigore, ma ecco sì, un po' più di rigore forse non basterebbe relativamente a quel film. Questa è la mia, come dire, considerazione sulla pellicola, ecco. Prima di una domanda che poi volevo fare a tutti i relatori, volevo, perché mi sembra che, a meno che mi sia sfuggita, perché l'autore ha deciso, visto che è tanti anni ormai che come dire, si dedica a questo tema, da dove deriva? Cioè, c'è stato un momento scatenante che ha acceso la passione per queste tematiche o cosa? Sì, deriva, come spesso accade nella vita, dal caso, detto proprio sinceramente, nel senso che io ho iniziato a lavorare con l'Istituto della Resistenza dopo la laurea, e avevamo fatto un progetto che si chiamava Cittadinanza e Territorio, il che vuol dire, la faccio molto breve, che ogni scuola adottava un monumento all'interno del proprio quartiere. E una delle scuole che aveva partecipato al progetto, scuola elementare, era quella alla Nino Costa del quartiere Giuliano Dalmata, al centro, Torino, Santa Caterina, e da lì ho iniziato un po' a lavorare naturalmente con i bambini delle elementari, e poi da lì ho iniziato proprio il mio percorso di ricerca, che mi ha portato poi ad appassionarmi a un tema, devo dire, su cui appunto sono molto d'accordo, c'è ancora molto molto da studiare, ma non c'è, come dire, sicuramente l'esodo dell'accoglienza, ma secondo me anche un altro elemento interessante è lavorare un po' sul secondo esodo, quello della zona B del territorio libero di Trieste, che è meno studiato rispetto alla prima parte dell'esodo,
E poi io ho provato a farlo, e lì devo dire, con anche secondo me su tutto il discorso del controesodo che da Monfalcone, insomma, dell'emigrazione comunista jugoslava, il rapporto tra rimasti ed esodo, insomma, questi sono temi ancora molto spinosi, che però secondo me necessitano ancora di ampi studi. Quindi ho iniziato per caso, devo dire. Diciamo che da liberale a Eppiano ci vedo le conseguenze inintenzionali dell'azione umana, ma comunque va bene. Volevo semplicemente fare una domanda molto semplice, perché abbiamo toccato questo tema, mi consentirete, che è un punto positivo, ma contestualmente anche negativo per altri, da un punto di vista molto alto, molto storico, molto profondo, eccetera. La domanda è molto semplice: perché un ragazzo oggi di 20 anni dovrebbe approcciarsi, temo che sia necessario ancora per alcune classi e alcuni studenti, perché probabilmente non hanno mai affrontato a scuola, oppure approfondire una pagina come questa, cioè quindi principalmente, diciamo, le foibe e tutto ciò che ne consegue. Perché dovreste, quindi partendo esattamente da come abbiamo fatto il giro direttamente, quindi il professor Parlato, poi il professor Ungari, poi il dottor Miletto, perché un ragazzo deve, al netto della necessità di conoscere tutte le pagine della storia, ma perché in particolare questa è importante, che ha necessitato anche di essere istituita con una legge, appunto, che, in cui ci sia un giorno del ricordo? Allora, beh, per quanto riguarda questa ultima domanda, io poi ho tre cose da dire piuttosto brevi, insomma, anzi, due brevi e due medie, insomma, però, insomma, credo di sbrigarmela abbastanza in fretta. Per quanto riguarda il discorso del perché un ragazzo oggi si potrebbe occupare di queste cose, io credo che dipende dagli aspetti negativi che abbiamo messo in evidenza fino adesso, paradossalmente. Se fosse un tema pacifico, è vero che nella storia temi pacifici, se uno va ad approfondire, non se ne trovano, ma questo è un altro discorso. Un tema pacifico nella pubblica opinione, no? Voglio dire. Allora, questo probabilmente non suscetterebbe interesse di nessuno. È chiaro che tutti gli interessi che sono nati, io faccio l'esempio personale delle cose di cui mi sono occupato, nascono o dal fatto che su quel tema non c'era letteratura, o sul fatto che quel tema era un tema divisivo. Salvo il primo tema di cui mi sono occupato, cioè la tesi laurea sui monti del 1821, che non credo che possa creare divisività, forse allora, ma direi dopo, già dopo 10 anni dalla fine dei monti del 21 non gliene fregava più niente a nessuno, fa anche rima. Ma per il resto io mi sono occupato di sindacati fascisti perché nessuno se n'era occupato, e poi vabbè, il discorso mio sul neofascismo dipende da tutt'altra cosa, da un'eredità De Feliciana, nel senso che ho saputo che De Felice già era morto, ma aveva detto, ovviamente quando era in vita, aveva detto al mulino che di assegnarmi un tema sul neofascismo. Io a questo punto volevo occuparmi di tutt'altre cose. Ho seguito l'invito del maestro come se fosse un invito che veniva dall'aldilà, ma anche quello era un tema sul quale o non c'era letteratura o era evidentemente divisivo, no? Chiaro. Quindi è chiaro che i temi più interessanti sono quelli sui quali c'è un dibattito politico, un dibattito di costume, un dibattito storiografico. Quindi io credo che se un giovane oggi si vuole occupare di queste cose, motivi ne trova e probabilmente dovrà fare a pugni con la propria sensibilità per cercare di stabilire anche un equilibrio di carattere storiografico, ma questo è un esercizio, a mio avviso, assolutamente positivo. Non so se ho risposto più breve possibile alla sua domanda. Io volevo dire due cose. Quando io parlavo dei libri di scuola, del giorno del ricordo, mi riferivo al periodo in cui io andavo a scuola e nel periodo in cui io ho studiato, fino all'università, che ho fatto tra il 70 e il 74, quindi possiamo immaginare che anche nei libri di testo allora non c'era il Bidotto, c'era il Compenso De Rosa, che se ne uscì, l'ho scoperto dopo, con una simpatica frase per cui l'Italia, dopo il trattato di pace, restituisce alla Jugoslavia
Trieste, la Istria, cioè, restituisce, ma cioè, è una cosa che dal punto di vista storico faceva a pugni con la logica. Quindi io mi riferivo a quello. Poi sono d'accordo con Miletto che dagli anni 80 in poi anche i libri di testo cominciano a modificarsi, e soprattutto con la caduta del muro. Certo, cambiano molto dopo il giorno del ricordo, dopo l'istituzione del giorno del ricordo, e questo a conferma che tutto sommato questa istituzione ha avuto un aspetto positivo. Punto primo risolto. Punto due. Foibe ed Europa. Ecco, io ho molto apprezzato il discorso di Miletto sull'apertura europea di questo discorso. E questa apertura europea però, attenzione, ci pone degli altri problemi, e che non sono soltanto problemi quantitativi. Ma insomma, dal 2019, se non ricordo male, in Slovenia è emersa la necessità di andare alla ricerca delle foibe, diciamo, inesplorate, diciamo così. E ci sono stati, c'è stata una commissione di studiosi, c'è stata una interessante presa di posizione da parte degli studiosi sloveni sulla necessità di aprire un discorso nuovo. Una delle foibe delle quali si parla in questi giorni proprio, è quella con un nome assolutamente impronunciabile, forse Miletto lo sa, ma io no, a 7 chilometri da Gorizia, in Slovenia. Lì ci sono, hanno scoperto intanto insieme con quella un'altra ventina di foibe inesplorate. E i numeri, signori, rischiano di saltare improvvisamente. Ha ragione Miletto quando scrive, me lo sono appuntato proprio per dimostrare che il libro l'ho letto, è molto complicato, dice, adesso non ho segnato la pagina, ma intanto l'ho messo tra virgolette l'appunto, è molto complicato stabilire quante siano le vittime perite nei campi di prigionia jugoslavi e quante invece quelle eliminate nelle foibe. Ma poi lui dice, il dato che appare rilevante è quello che è stato giudicato soddisfacente dallo stesso governo italiano, motivazione che io non metterei come probante per accettare un numero simile, perché il governo italiano di tutto aveva voglia fuorché di andare a capire quant'erano i morti nelle foibe, che è quello per cui Gorizia e Udine si ebbero 2627 morti. Adesso io non vado nella questione del numero, voglio dire che, a parte il fatto che mancano, se non ho visto male, ma chiedo venia, mi letto se ho letto superficialmente, mi sembra che manchi l'indicazione delle vittime di Zara. Però mi posso sbagliare, mi ha detto non me ne voglia, era solo una cosa che chiedo a lui. Perché oggi pomeriggio ho visto Marino Micic, gliel'ho chiesto, lui sa tutto sulle questioni degli zaratini, visto che lui viene da Zara, e mi parlava di 600 morti. Non da bombardamenti, ovviamente, non dai bombardamenti di Zara, ma solo nel periodo dal 2 di maggio fino a un certo punto nella repressione che hanno fatto degli italiani. Questo vuol dire che il problema delle foibe è un problema non soltanto italiano, è un problema, vorrei dire, mi sbilancio, europeo. C'è un problema di programmazione da parte del programmazione nel senso di progetto da parte delle autorità politiche titine di procedere all'eliminazione di tutti coloro i quali si oppongono al progetto comunista di Stato. Io su questo sono d'accordo con Miletto. Sono, diciamo, con una sfumatura di diversità rispetto ad Andrea Ungheri. Alla fine credo che diciamo la stessa cosa. Adesso non voglio fare l'andreottiano, però ho l'impressione che alla fine diciamo la stessa cosa. Cioè, io sono convinto che ci sia una pulizia, se vogliamo usare questo termine che non mi piace, ma insomma una progetto di eliminazione di tutti coloro che si oppongono al progetto politico jugoslavo, e ovviamente gli italiani sono quelli che, ad avviso di costoro, si oppongono in maniera più concreta, più evidente e con una storia che in qualche modo può essere più pericolosa rispetto alla storia degli altri. Non credo che si possa usare onestamente il termine di pulizia etnica tout court, perché la pulizia etnica, a mio avviso, avrebbe comportato altre cose. C'è una pulizia complessiva, come dice Pupo, il termine pulizia etnica mi sembra riduttivo ed è molto divertente come battuta e come affermazione. Perché c'è dell'altro, perché c'è di più. Non c'è soltanto l'elemento italiano, ci sono altri elementi,
E ci sono, giustamente, io sono d'accordo con Miletto, c'è il tentativo di convincere una parte della comunità italiana a seguire le organizzazioni, a seguire il progetto di Stato comunista. Ovviamente questi non ci stanno, anche molti antifascisti, anche molti, anche molti comunisti. Certo, soprattutto comunista. Dopo il 48, devo dire. Esatto, esatto. Quindi io su questo sono d'accordo con Miletto e devo dire anche che passando al discorso esodo, c'è anche da dire che non sono soltanto gli italiani ad andarsene, ci sono anche, e Miletto riporta i dati, se non ricordo male, una ventina di migliaia di croati e una dozzina di migliaia di sloveni, adesso forse mi posso sbagliare nei numeri, insomma, ma più o meno deve essere così. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che il fenomeno è un fenomeno ancora più importante, e questo mi pare che sia la pietra tombale, scusate, non è storiograficamente molto corretta, sulla superficialità dei riduzionisti e dei negazionisti. Perché in realtà il problema che abbiamo di fronte è un problema A, estremamente complesso, B, è un problema che ha delle varianti e ha delle componenti che sono assolutamente nuove, anche per l'approccio storiografico. Quindi io sono d'accordo sull'approccio che ha avuto Miletto da questo punto di vista. Per quanto riguarda l'esodo, l'ultimo punto che tratto, credo che uno studio che si dovrebbe fare è proprio rispetto alla struttura e alla condizione degli esuli in Italia. Perché in realtà io sto seguendo diversi lavori che stanno facendo volontari, anche volontari e storici di passione, non di professione, nell'ambito dell'esulanza soprattutto meridionale. Sono usciti due libri sulla provincia di Taranto, ne sono usciti altri di altre province, che vanno ad analizzare negli archivi la condizione degli esuli. Io ho lanciato un progetto, spero che vada in porto, sia attraverso la legge 92, sia attraverso una mia condizione in questo momento di essere presidente della Commissione Storica di Croce Rossa da un anno. Io vorrei che l'archivio di Croce Rossa cominciasse a parlare su questo tema. Sarebbe molto interessante. Io sto riuscendo finalmente a sbloccare una situazione amministrativa per cui l'archivio non si può consultare, e mi auguro che attraverso un finanziamento della legge 92, quella sugli esuli, si possa realizzare una sinergia, si può realizzare perché ho trovato già molta disponibilità sia dal presidente di Croce Rossa Italiana, sia dal presidente di ANVGD e di Vergottini all'Arcipelago Adriatico, piuttosto che il CDM di Trieste, fare un lavoro per vedere qual è la condizione degli esuli, ma non soltanto la condizione, voglio dire, umana, perché questa l'abbiamo vista, lo sappiamo, la memorialistica degli esuli da questo punto di vista è estremamente chiara, ma diciamo i rapporti politici, i rapporti istituzionali, i rapporti amministrativi, cioè quali sono gli organismi preposti alla cosa. Molte cose si sanno, altre cose non si sanno ancora. All'archivio centrale dello Stato ci sono dei blocchi di queste dimensioni sulla condizione degli esuli e sulle analisi per ogni singolo campo profughi. Sto cercando di fare in modo che Croce Rossa attivi i comitati locali per vedere laddove c'è stato un campo profughi qual è il materiale d'archivio presente nel singolo comitato. Quindi un po' questo dovrebbe, io spero, riuscire insieme con l'archivio di Croce Rossa, che è enorme, enorme, e non è mai stato visto quasi da nessuno. Sono pochissimi i libri che hanno scavato, gli autori che hanno scavato su queste cose. E questo credo possa essere un tema piuttosto, piuttosto importante. Tra l'altro non abbiamo parlato oggi di un'altra cosa di cui Miletto parla in maniera molto chiara, e cioè dell'atteggiamento politico-ideologico in Italia nei confronti degli esuli. I calcioni nel sedere del manifesto di Monfalcone, se non ricordo male, o gli articoli, ce n'è anche un altro articolo che Miletto non cita evidentemente perché no, per non sovrabbondare il testo di tanti altri, ma dove mi sembra Montagnana proprio faccia, e non è quello che lui cita, ma ce n'è un altro ancora,
dove tratta malissimo gli esuli, dicendo che sono dei rottami del fascismo e quindi vanno presi in considerazione negativamente. Questo in qualche modo già lo sappiamo. Forse andare ad analizzare, ecco, io ho trovato molto interessante quella circolare di Togliatti, spero di citare bene, nella quale Togliatti dice: ma in fondo cerchiamo di fare qualcosa per gli esuli, no? Cerchiamo di... E gli rispondono picche sostanzialmente, gli dicono: ma speditala tu, che se ne frega degli esuli istriani. Ma anche questo è indicativo. Poi c'è un altro aspetto, a mio avviso, che mi piacerebbe vedere, e cioè il silenzio della cultura laico-liberale. Perché in realtà, se uno va a vedersi anche uno storico al quale io sono affezionato, De Felice è il mio maestro, ma il mio secondo maestro è Rosario Romeo, se uno va a vedere anche Romeo, beh, insomma, anche De Felice ne avrebbe parlato. De Felice aveva detto che in questo ultimo volume, quello che lui non ha finito, si sarebbe parlato anche di questo tema. E sarebbe stata la prima volta. Lui aveva fatto degli accenni negli articoli giornalistici, ma non... Però la cultura laica liberale, quella cultura che derivava da un Croce che prende posizione sul trattato di pace, o da un Vittorio Emanuele Orlando che si esprime in termini risolutivi e definitori sul tema, beh, poi non c'è più stato. In questa cultura compressa tra quella democristiana e quella comunista, su questo tema anche la cultura liberale, a mio avviso, posso sbagliarmi, non ha espresso delle posizioni. Tra l'altro, a mio avviso colpevolmente, se posso esprimermi così, perché in realtà era una cultura che aveva il suo riferimento nell'identità nazionale e nella cultura del Risorgimento, quindi in qualche modo anche un discorso di identità nazionale poteva essere preso in considerazione. E questo, a mio avviso, è stato un danno, perché se ci fosse stata una forte presa di posizione da parte della cultura liberale e laica, probabilmente questo mondo non sarebbe andato a finire a ingrossare in qualche modo più culturalmente che operativamente la cultura, il mondo della destra. E questo forse è stato un errore di valutazione. Io mi fermerei qua, quindi sono stato abbastanza... Forse c'era ancora qualcosa che mi sfugge, ma vabbè, insomma, non possiamo esaurire tutto il miletto pensiero stasera, insomma, no? Ecco. La stessa domanda, perché un ragazzo oggi dovrebbe approfondire, conoscere e magari dedicarsi all'approfondimento del tema delle foibe in generale. Credo che sia mutato e non la sentiamo. La prima cosa che dico è con un'ovvietà, cioè diciamo che bisognerebbe conoscere quello che è successo per evitare di ripeterlo. Questa è l'ovvietà che dice direbbe qualsiasi storico, quindi è giusto che i ragazzi studino quello che è avvenuto. Lo devono studiare anche perché la vicenda di Giuliano Dalmati e anche la vicenda del confine orientale è una vicenda nella quale noi viviamo tutti i giorni. Per chi vive a Roma, c'è Piazza Istria, c'è Corso Trieste, c'è Piazza Dalmazia, ci sono una serie di riferimenti toponomastici che poi fanno la vita di una città, anche di una città grande come Roma, no? E quindi uno si chiede perché ci sono tutta una serie di città che hanno il nome di piazze e di strade che hanno il nome di città, ormai alcune rimaste in Italia, altre non rimaste in Italia, e si deve anche dare una spiegazione del perché succede, come per esempio a Roma, proprio accanto al quartiere di Trieste c'è anche il quartiere africano, no? Cioè l'idea di un passato che vive intorno a noi, che noi dobbiamo comprendere. Però diciamo che la cosa più importante è che la conoscenza di quegli avvenimenti, soprattutto su un tema purtroppo ancora divisivo come questo qua delle foibe, questa è la vicenda del confine orientale, è importante proprio per avere personalmente le idee chiare, cioè per arrivare ad una maturazione personale e in qualche maniera cercare di non cadere in esche di carattere ideologico da qualsiasi parte esse provengano, ma cercare di farsi un'idea, ovviamente studiando, ovviamente approfondendo le analisi, cioè, per quello che è possibile per un ragazzo giovane, però in qualche maniera anche per, ripeto, la cosa più importante, per evitare di cadere in questi seduzioni di carattere ideologico, che a volte sono le seduzioni più facili, alle quali si possono abbandonare, non solo perché sono giovani, ma molto spesso perché sono più facili da comprendere, sono più schematiche, c'è cioè più il buono e il cattivo, il giusto
e l'ho sbagliato, quindi forse ecco un'analisi maggiore, più problematica, potrebbe indurre questi ragazzi ad avere un atteggiamento un po' più critico sulle, su queste vicende e in qualche maniera contestualizzarle. Io lo ricordavo oggi a Pisa, è chiaro che l'Italia è un paese aggressore, è chiaro che l'Italia il fascismo snazionalizza, è chiaro che l'Italia è un paese aggressore durante la Seconda Guerra Mondiale, è chiaro che soprattutto nei Balcani si assiste ad una guerriglia, ad una controguerriglia molto dura da entrambe le parti, quindi tutte queste cose sono cose che bisogna considerare, bisogna inquadrare quando si parla del confine della Venezia Giulia, e poi dopo ci sono anche la vicenda delle foibe che in qualche maniera sì, possono essere legate sicuramente con una resa dei conti dovuta al fascismo, ma che certo non, non trovano una giustificazione in quello che era successo prima. Ecco, se noi andiamo a vedere, e Miletto lo mette in evidenza, anche le pene che vengono inflitte ai sabotatori, ai patrioti, chiamiamoli come vi pare, del Tigre, in realtà sì, molti vengono condannati a grosse pene detentive, senz'altro, però se poi andiamo a vedere le condanne a morte combinate dal fascismo nei confronti di questa organizzazione, non so, saranno 15, saranno 20, cioè ecco, nell'opera di snazionalizzazione che il fascismo fa, su questo è in dubbio, Miletto l'analizza bene, insomma, ci sono vicende come le foibe. Cioè la vicenda brutale avviene durante la guerra, perché la guerra purtroppo ha una logica che è brutale, tutte le guerre. Non è che la guerra, la Seconda Guerra Mondiale, tutte le guerre poi innescano ovviamente odi, risentimenti contro odi, quindi per questo prima dicevo guerriglia contro guerriglia. Però insomma, ecco, la risposta successiva del 43 a Zara e poi degli anni successivi del 45, insomma, è una risposta che forse un po' difficilmente collegabile solo, come spesso si fa dicendo, però c'è stato il fascismo che ha snazionalizzato. Sì, conto è snazionalizzare, un conto è legare le persone col filo di ferro e buttarle in una fossa carsica, insomma non sono la stessa cosa, ecco, questo voglio dire. Ecco, su questo forse appunto è bene che i ragazzi sappiano inquadrare la vicenda in un contesto più generale dell'Italia, che è uno dei paesi che scardina la Seconda Guerra Mondiale, ma questo pure serve a capire quello che avviene dopo. Insomma. Stessa domanda, dottor Miletto, anche perché sia divisivo tutto oggi, credo che lo dimostrino ancora. Posso fare una brevissima, me lo consente il moderatore, telegrafica. E me l'ero appuntato o me lo sono dimenticato. Lo faccio per una questione di dare a Cesare quello che è di Cesare e a Luciano quello che è di Luciano in questo caso. Oggi pomeriggio c'è stata una trasmissione televisiva su Rai 2, uno speciale, dove c'erano Micic e sottoscritto, ma soprattutto c'era Luciano Violante. E durante il dibattito che c'è stato, è durato un'ora, è stato molto interessante, se avete occasione rivedetevelo ovviamente per sentire Violante, non per sentire il sottoscritto, ma a un certo punto Violante se ne è uscito con una battuta molto interessante e ha detto: io non sono d'accordo con la presa di posizione da parte del comune, mi sembra di Reggio, ma non sono sicuro, che ha si è mutato, professor Parlato, si è mutato lei. L'abbiamo persa su non è d'accordo col comune di Reggio. È partito l'audio, adesso è tornato. Ecco, sì, non so perché cosa è successo. Dicevo che Violante non è d'accordo sulla mancata titolazione della via Norma Cossetto, mi sembra a Reggio Emilia, però non sono sicuro, c'era stato un dibattito in consiglio comunale, e ha detto che secondo lui questa cosa è molto grave perché getta petrolio sul fuoco e quindi non aiuta a risolvere il problema. Detto da Violante, che voglio dire, alla storia che ha, e pur essendo una persona legata al mondo dei profughi, perché lui stesso lo è stato, non profugo, diciamo, dalmata, ma profugo africano, e questo mi sembra molto significativo in questa ottica di istituzionalizzazione del problema e di della ricerca di renderlo meno divisivo. Questo dovevo, perché mi sembra importante come notizia venendo da una personalità come Luciano Violante. Sì, però forse proprio perché stiamo parlando di questo, mi scusi, mi ha detto, no? Cioè, forse adesso se questa vicenda della giornata di ricordo, riprendendo quanto è scritto nel libro,
che tende a smuovere un po' la situazione, non solo appunto storiografico, ma anche nel mondo degli esuli. Cioè sul discorso del ricordo, quindi anche di questa memoria, forse bisognerebbe fare un passaggio che spesso ha fatto per certi versi la comunità ebraica, parlo soprattutto della comunità ebraica di Roma, in cui le commemorazioni che fa sono sì per ricordare, sicuramente per condannare, però per esempio la comunità ebraica da parecchi anni celebra anche quegli italiani che in realtà invece protessero gli ebrei che li nascosero, quindi in qualche maniera cerca di mettere in evidenza anche gli esempi buoni, diciamo così, all'interno della catastrofe della Shoah. Ecco, forse il salto anche da parte, io credo che ci si arriverà, credo che questa evoluzione, la giornata di ricordo, secondo me favorisce anche questo, in cui si arriva anche a un discorso più largo, insomma, poi il libro di Miletto lo dimostra, cioè un discorso più largo, cioè la questione di Giuliano Dalman non sono solo le foibe. Certo. Giuliano Dalman è una questione complessa in cui c'è sta l'esodo, in cui ci stanno gli optanti, in cui ci stanno, come diceva prima, quelli che vanno via dopo prima del 54, quelli che vanno via dopo il 54, quelli che restano. Ecco, non è, ecco, forse bisognerebbe fare questo passaggio, questo lo dico anche da parte dei partiti politici che molto spesso monopolizzano queste cose, in cui la questione di Giuliano Dalman è una questione complessiva, che probabilmente parte, diciamo, vogliamo fare una cronologia, parte dalla fine della Prima Guerra Mondiale al 75. Cioè, sì, io credo che Violante volesse semplicemente dire ma di fronte cioè una opposizione, no, ma quella è una cosa assurda, a dire ma insomma ma questa poi è un rottame del fascismo eccetera eccetera, insomma c'è un discorso che non è soltanto di violenza semplice, ma è uno stupro, una violenza contro una donna, c'è un elemento che dal punto di vista simbolico è estremamente forte, perché la violenza vuol dire l'umiliazione, lo stupro vuol dire quello, cioè c'è una serie di diciamo elementi non soltanto marginali, che per cui il rifiuto da parte di un consiglio comunale rispetto a questa cosa gli ha creato un problema di riflessione che ha voluto comunicare. Io non sto dicendo che riporto domani, vado a chiedere al sindaco di intitolare la via Norma Consetto, non ci penso neanche, però come diceva giustamente Andrea prima, è chiaro che i simboli si fondano anche sulla toponomastica, perché tu citavi Corso Trieste, Piazza Istria, Piazza Dalmazia, e tanto da dire il giovane magari poi viene orientato, viene invitato da questo, e questo potrebbe far parte di questo stesso discorso. Punto, chiuso. Prima di lasciare la parola al dottor Miletto, molto nel piccolo lodice Viale Dalmazia. Abbiamo già fatto la discussione in Consiglio Comunale per celebrare un altro episodio che è giusto ricordare, non abbiamo ancora fatto l'intitolazione per vari motivi, ma il Consiglio Comunale l'ha già approvato via Sergio Ramelli. Ci sarà la discussione che abbiamo proposto, non si è ancora svolta, anche a Lodi per l'intitolazione di una via Norma Cossetto, quindi credo che questo sia importante, perché ancora adesso in qualche modo è divisiva, perché credo che ci sia episodi ogni anno, purtroppo vengono evidenziati, di imbrattamenti vari di monumenti piuttosto che di targhe, piuttosto che altri momenti di ricordo di questo episodio, targati, nel senso che come è ovvio che quando ci sono delle violazioni di monumenti che ricordano la Shoah, tendenzialmente sono movimenti neonazisti di un certo tipo, e quando ci sono violazioni di monumenti, di targhe, di lapidi dedicate a questo argomento, di solito c'è la faccia martello, quindi purtroppo ancora oggi questo tema è divisivo. Quindi ringrazio davvero Enrico Miletto per averci dato questo libro. L'ultima domanda è esattamente la stessa anche a lui, cioè perché oltre che Enrico Miletto, un ventenne oggi deve conoscere e approfondire il tema delle foibe e in generale della questione Giuliano Dalman. Beh sì, anch'io rischio di essere banale, però credo che intanto secondo me debba farlo per due aspetti. Primo, si dice conoscere il patrimonio non storico della storia del proprio, insomma, del proprio paese, questo credo sia abbastanza semplice.
l'altro aspetto che è emerso, che veramente secondo me è molto importante, proprio, ma lo dico anche come, insomma, dalla mia esperienza di docenza, il luogo fa molto come curiosità, la toponomastica, e non solo in questi in questo frangente. Comunque il luogo, la città, la toponomastica aiuta molto a perlomeno stimolare il passaggio. E poi secondo me deve farlo per abituarsi alla complessità, cioè per abituarsi a leggere un passaggio storico che non può per forza di cose essere ricondotto su binari schematici, riassuntivi, cristallizzati, no? Mi viene da dire, come quindi prima si è usato il linguaggio, cioè si è fatto l'esempio della politica, no? E beh, giustamente spesso la politica tende a cristallizzare questa vicenda, cioè utilizzando due o tre parole e basta, perché sono quelle, cioè nel senso che probabilmente, come dire, la liturgia, quello che, come dire, la liturgia prevede questo. Però ecco, lo sforzo secondo me dovrebbe essere andare un po' oltre questo passaggio qua. E quando io nel mio libro dico che, come dire, non c'è dialogo, non c'è troppo dialogo tra la ricerca storiografica e storica e quello che viene chiamato il discorso pubblico della politica, secondo me, io ne sono abbastanza convinto. E ne abbiamo esempi, come dire, potremmo fare esempi di ogni giorno del ricordo, ecco, cioè da chi a Basovizza dice viva l'Istria italiana e la Croazia italiana, quanti invece dicono quello che diceva lei, insomma. Cioè per dirle, quindi proprio ecco, però ecco, penso che debba farlo per come dire, per abituarsi alla complessità, cioè perché questa è una storia che abitua a andare sempre un pochettino più sul ragionamento, sulla contraddizione, e quindi questo credo sia essenziale, diciamo, l'educazione al pensiero critico male non fa, esatto, esattamente. Proprio mi è venuto in mente mentre stava concludendo lei spero che la risposta sia no, però la domanda la faccio lo stesso: c'è invece qualcuno che le ha scritto, che conosce, che a un certo punto, qualche collega, qualche amico, che ha detto ma no, ma perché toccare questo tema, che, cioè, che in qualche modo l'ha tentata di farla desistere o biasimare? No, assolutamente no, anzi spesso ho ricevuto degli attestati di, come dire, di riconoscenza, anche di incoraggiamento, perché poi a volte non è proprio semplicissimo come dire, trattare queste tematiche. Però ecco, devo dire che no, non ho mai, anzi, ho spesso ricevuto anche dagli stessi colleghi, insomma, degli incoraggiamenti anche ad andare avanti nel lavoro. E devo dire ecco, che su questo anche il passaggio del giorno del ricordo un pochettino ha, ecco, può anche aiutare questo stimolo alla conoscenza dei ragazzi, questo sì, perché comunque anche a livello prettamente scolastico, voglio dire, quindi cioè, ci si devono avvicinare per forza, quindi a questo punto, giustamente, naturalmente, quindi a questo punto secondo me se riescono a farlo, ecco, e se mi permetto, io non perché l'abbia usata molto, ma perché può essere un tema un po' più, ma neanche leggero, perché se ci pensiamo bene arrivano molto prima loro degli storici, è la letteratura. Secondo me la letteratura potrebbe dare una chiave di interpretazione e di ipotesi, insomma è un buon modo per iniziare perlomeno a conoscere questi passaggi. Infatti un aspetto positivo, poi non l'ho detto, però un aspetto positivo che, insomma, che mi è piaciuto del libro è che Mileto utilizza spesso molto la letteratura, ma anche molto la musica, cioè c'è riferimento a testi, canzoni e cose varie. No, vabbè, quello che c'entra, voglio dire, è una cosa che arricchisce il quadro storico, anche perché io, certo, su questo, se uno vuole capire come... Che cosa ha rappresentato l'impero austro-ungarico, credo che debba leggere per forza la Marcia di Radetzky e non May sulla monarchia asburgica. Quindi ci sono dei romanzieri che in realtà, o Musil sulla società austriaca dell'Ottocento, ci sono dei romanzi che oggettivamente, a volte, anche perché i romanzieri di regola scrivono meglio degli storici, in realtà riescono a restituire l'immagine e l'atmosfera di un tempo in maniera molto, molto, molto più bella, molto più significativa. Cioè, in questo sono d'accordo, cioè questi altri strumenti, è chiaro che non sono il brutale documento d'archivio, però
servono per ridare l'atmosfera, i sentimenti di un popolo, di un paese, insomma, sono importanti, sono strumenti su quali gli storici non tutti ci lavorano, ma che invece sono significativi. No, dico, nel libro di Mileto ci sono questi riferimenti, questo insomma l'ho detto prima, ma non volevo elogiarlo troppo, perché poi voglio anche bastonarlo, se no è giovane, so, quindi voglio dire. Diciamo che con questa concordia di intenti e con questo aspetto positivo delle mancate critiche di una convergenza verso una memoria condivisa non mi piace, ma insomma ci siamo capiti, una memoria civile, ecco, per utilizzare l'espressione corretta, credo che possiamo chiudere la serata ringraziando il professor Andrea Ungari, il professor Giuseppe Pallato e l'autore Enrico Mileto per essere stati con noi in questo evento organizzato dal Comune di Lodi per il Giorno del Ricordo 2021. Grazie davvero, grazie. Grazie a voi. Buona soprattutto serata. Perché per la prima volta della mia vita col cognome con la U sono stato citato per primo. Questa è una cosa che non mi era mai capitata, ma va bene.